Ehi, sei su Radio Kitano! E ti deturpa l'ano, Radio Kitano! Sono appena tornato dalla Cina e mi hanno insegnato il Kung Fu. Sono Kitano e sono venuto a riprendermi il mio Pluto. Alupi! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! No! Clochards e benvenuti in questa nuova puntata di Lupus. Lupus, ricordiamo, c'è un gol di 150 sub in realtà, sì, per aver Lupus. Quindi una nuova puntata di Lupus, se arriviamo a 150 sub, altrimenti col cazzo che c'avete. C'è un delirio studio, ciao a tutti! Come state voi da casa? Tutto bene? Pronti a perdere i punti rana? Dietro una macchina da presa, Simone Santoro, un applauso al regista! Passiamo il microfono, facciamo una veloce presentazione partendo da Livio. Ciao. Ciao a tutti, come state? Io benissimo. Ciao a tutti, non ho voce stasera ma sono qui. Carichissima. Ciao a tutti, sono Sara. Non bevo da 3 secondi ed è, sto tutto desperato. Va a fanculo anche a voi. Grazie Gianluca. Bella raga. Bella Serge. Bella Davide. Oh, è tornato Rubino, che squalo. Già sta a carico, eh. Rubino c'ha una cosa da fare. Dai Roma, dai. Yahoo! Ciao Mix. E ciao Miliador. Allora, prima di partire, Renato 0. Ah, Renato. Renato dove sta? In fondo al tunnel. Spalle al muro. È fattualmente spalle al muro. Allora, Robertone col capello corto sta freschissimo, è vero. Prima di iniziare con una nuova, incredibile, mirabolante avventura fantasy, Rubino ha una cosa importante da dirci. Adesso uscirà la terza foto di Tenerife, però prima la vedrà Marra. Vai, anzi, vai. Le vedrà tutte e cinque. Che hype, ragazzi. Allora, e io no, Rubi? No, tu no. No, no, questa è l'anteprima speciale. Perché io no? Ti devo dire. Vabbè, ma questa cosa non va bene, scusa, io voglio commentare. No, ragazzi, commenterai su Instagram. Oddio, che è successo? No, scusa, Rubì, sono andato su una foto indietro, ci stava uno schermo imbrattato con una foto di Rob Mc... Quack. No, che schifo. Vabbè, ho capito, è per tuo il telefono, mica il mio. Mica c'avevo dei Rob McQuack che sbagliato. Allora, sì, me pari, te dico, me pari. Però aspetta, ci stanno altri. No, lo so, però qui allora, faccio una piccola evocazione senza mostrarla. Qui mi sembri tipo un mafioso che si è nascosto in una residenza particolare, che però ha ancora velleità da influencer. Okay. Ci piace comunque, interessante. Curioso. Scusa. No, vabbè, allora devo dire ottime. Elegante. Come stai, Rubi? Ma vestito elegante. Ma un po' tipo il Kingpin. Qual è quella definitiva? Secondo me è questa perché si capisce l'intensità della situazione. Microfono. Secondo me è questa perché si capisce l'intensità della situazione. Sono d'accordo, è molto intensa come foto, profonda. Faccio vedere anche agli altri. Sono d'accordo. Ragazzi, non perdetevi questa incredibile avventura immersiva nelle foto di Rubino. Classe. Vedi, è classe, giustamente dice Carli, che di classe se ne intende. Io non l'ho vista, ma la immagino. Livio, Livio, secondo te cosa rappresenta questa immagine? Allora, secondo me, tipo due colline. Vedo queste due colline. Molto alte. Che potrebbero essere anche quattro. No. No, sono solo due, ma no, potenti. Però se adesso ho 5 foto, magari ce ne stanno altre. No, ne metto solo una però, quella più significativa. Ok. Diciamo, e con te comunque serio, perché tu non sorridi mai. Io bravo, non sorrido mai. Bravo. Dove fai tipo un po' il gangster. No, in realtà è tutte le foto faccio così. Abbiamo capito chi è il veggente. Però sì, comunque, sì, me l'immagino, me l'immagino. Comunque, Rubì, posso essere tolto dai tuoi amici più stretti? Vabbè, disagio. Però non... Ma che provi disagio che sei maiale de merda? Solo che io lo dico. Ma sei un porco che mi manda le cose mentre sta con le tizie, vergognoso. Allora, punto uno. Punto due. Io non so Rob McQuack che... Ma basta! Mamma mia, guarda, io... Ma guarda,
veramente. Cioè, guarda, io al massimo gli amici stretti metto un culo. Guarda, non come te. Ho visto soprattutto molti piedini tuoi. No, però. Io piedi. I sì. tuoi, però. Sì, anche i miei. Notevoli. Detto questo, ragazzi, parola al master assoluto. Miliador, a cosa giocheremo? Buonasera. In allora, prima battuta. Prima partita, Secret Hitler. Va bene, ormai lo conoscete, quindi salteremo la fase in cui è soltanto un gioco. E ci sono due fazioni, siamo in 10, 4 saranno fascisti, 6 saranno i liberali. Trovate tutto dentro a queste bustine. Nel caso dei fascisti dovete controllare anche la carta del personaggio, perché se c'è scritto Hitler, siete Hitler, che è un ruolo a sé. E durante la prima notte chiuderemo tutti quanti gli occhi, apriranno gli occhi soltanto i 3 fascisti, mentre Hitler con gli occhi chiusi alzerà il pollice. Questo vuol dire che Hitler non conoscerà i fascisti, ma i fascisti conosceranno Hitler. Qual è lo scopo del gioco? Far passare le leggi del proprio partito. Quindi se siete liberali, dovete far passare le leggi liberali, se siete fascisti, le leggi fasciste. Ok, questo è abbastanza semplice. Chi arriva primo, i fascisti a 6 o i liberali a 5, vince la partita. C'è un altro modo che hanno i fascisti però per vincere. Dopo 3 leggi fasciste, si entra in una zona di terrore. Quindi da quel momento in poi, se in un qualunque momento della partita Hitler diventa cancelliere, vincono i fascisti. Okay. Hai capito, Rubi? Ora vi spiegherò come funziona presidente e cancelliere. Allora, si gioca. Ok, ogni turno, a giro, uno di noi sarà il presidente. Primo turno io, poi Marra, Roberto, eccetera, eccetera. Quando sei il presidente, tu devi scegliere una persona e la nomini cancelliere. Vai avanti. Ok, quindi io ad esempio scelgo te e ti nomino cancelliere. Ok, a questo punto a tutto quanto il Parlamento si chiede: vi piace questo governo? E la gente voterà sì o no. Se la maggioranza vota sì, questo governo è creato. Ok, qualora si crea il governo funziona così: il presidente prende 3 carte, queste sono leggi, ok? Che possono essere rosse fasciste oppure blu liberali. Ok, io prendo 3 carte. Hai capito, Rubino? Sì, è concentratissimo, Rubino. Okay. Mamma mia, ma me sto un attimo. Sì, comunque devo diventare fascista. Devi diventare fascista, esatto. Siamo nella strada. Il gioco è diventa un fascista. Ma Rubino queste cose le ha sentite già da suo nonno, quindi sa come si gioca. È vero, Rubino c'ha il background. Se ne avevo subito il cappello. Perfetto. Ok. Ok. Il presidente avrà queste 3 leggi e deve sceglierne una da scartare. Ok? Tendenzialmente dovete scartare quella che non è del vostro partito. Ok? Quindi ad esempio io sono fascista, levo la carta liberale. Poi passo al cancelliere le altre 2. Tu sei il cancelliere, guardi le 2 carte e scegli quale far diventare la legge delle 2 che hai in mano. Quindi se hai in mano ad esempio blu-rosso, se sei fascista tenderai a mettere la legge fascista, se sei liberale quella liberale. Attenzione, perché da fascisti si può anche bleffare. Assolutamente. Quindi potrà succedere che ti interessa mettere la legge liberale per farti passare per buono, per poi in futuro... Comunicazione demagogica. Esatto, va bene, ok. Quindi, se siamo capiti. E ogni volta che una legge fascista passa, le nostre libertà vengono un po' meno, ok? E quindi c'è un potere che si attiva. E il potere lo usa sempre il presidente. Le prime 2, il presidente guarderà il vero partito di una persona. Quindi io dico, dammi la carta... Guardo la tua carta, io so cos'è Maria, ad esempio, ok? E ovviamente poi devo essere convincente, perché magari io posso dirvi una stronzata, oppure posso dirvi esattamente la verità. Il terzo potere è scegliere il presidente successivo a te, quindi non si andrà in senso orario, ma io posso scegliere chiunque, lo do a Gianluca se voglio che lui sia il presidente. Dalla quarta in poi si ammazza la gente, ok? Ok, come se cominciano a si mette a sparare, testa in giù. Arrivano le ronde. No. Ok. Ok, perfetto. Tutto allora, chiaro, Rubi? Giocando sì. È più facile che all'ultimo dobbiamo ammazzare la gente, devo far passare il mio messaggio alla gente. Quindi lui ha già deciso che sarà fascista. Io so Hit. No, non so Hit. Come si diventa Hit? È la carta. Riceverai una busta, una busta nella speciale. Busta c'è il tuo ruolo. Guarda, per semplificare tutto, dai direttamente Hitler. Una busta, esatto, ad onore. Ma tu guarda Max, mancano 2 live? Ma è un gioco, tu ce l'hai la busta? Max guarda qua dietro, ragazzi, Max guarda. Allora potete già levare
le carte sì no, le mettete da parte che serviranno per le votazioni, e rimettete nella busta il vostro ruolo e l'allineamento. Spesso coincidono, sono due carte. Se non sbaglio, solo Hitler è diverso, solo no? Hitler è diverso. Okay. Solo Hitler è diverso. Le altre coincidono. Le altre coincidono. Ah, importante, quando succederà magari che il presidente vi chiede il ruolo, voi non gli dovete dare la carta con l'omino, ma la carta con il partito, il partito. Perché lui non può sapere se voi siete Hitler o meno, ad esempio. No. Quindi mi devo tenere okay, sotto. Queste, allora, queste sì, due, no, le tenete fuori per votare. Le altre le rimettete dentro in busta e serviranno al momento opportuno. Perfetto. Allora, tipo quando ti chiederò di farmi vedere il tuo pisello per capire se sei circonciso o no. Rubino presidente. Rubino sarà il E andiamo, che Rubi, allora, come te senti come presidente che vi portava avanti il fascismo? Ragazzi, italiani! Ragazzi! No, è troppo. Che devo fare mo? È contestualizzato, c'è allora, Ivan, c'è Ivan che ha fatto dei Rubi, mannaggia. Adesso, fermi. Adesso, prima di tutto, tutti quanti chiudiamo gli occhi e apriranno poi gli occhi solo i fascisti, tranne Hitler. Controllate se siete fascisti di essere o meno Hitler. Quindi... che tutti chiudano gli occhi. Ok. Adesso che i fascisti, tranne Hitler, aprano gli occhi. Nel gioco. si devono riconoscere. A questo punto, Hitler, senza aprire gli occhi, alza il pollice. Tiene il pollice davanti a sé alzato. Così i fascisti vedranno chi è. Ok? Hitler deve rimanere con gli occhi chiusi. Perfetto. Allora... 5, 4, 3, 2, 1, che tutti aprano gli occhi. Ok, perfetto. Quindi adesso chi deve sapere sa. Iniziamo. Allora, Rubino, scelga il suo cancelliere. Il cancelliere è colui con cui farai il governo. Devi farti accettare dal popolo, Sì. Riscriviamo la storia dello Stato italiano. Dai. Me ne prendo, stiamo a posto. Ok, perfetto. Allora adesso tutti più quanti più pelo per tutti, Rubi. Tutti quanti dovete votare sì o no se vi piace o meno questo Vediamo primo governo. È il discorso legato ai no strumentali allora, per capire dinamiche. Allora, si possono rifiutare un massimo di tre governi. Al terzo governo consecutivo rifiutato si pesca una carta a caso e la si mette come legge, che non conviene ai liberali perché sono più fasciste che liberali queste leggi. Ok? Quindi ci sta, sì. E c'è una palese ideologia dietro. E quindi a volte si preferisce magari far passare qualche governo per vedere la gente come vota. Votiamo. Sta spiegando, diciamo, di solito perché uno rifiuta o no. Bravo, new sto guardando intensamente, io sto capendo tante cose. Ok, sono, vedi, ma a te manco ti guardo. In questo gioco oggi ci sono varie new entry, quindi secondo me specificare è sempre meglio perché... Vabbè, ma seguiamo la linea di Livio, andiamo a caso, dai. Si va! Tre! Allora, quindi aspetta, stiamo votando per Gianluca selezionato Rubino. Da Rubino. Esatto. Cancelliere Rubino presidente. Allora, esatto. Al tre alzate carta sì o carta no, se non vi piace. Tre, due, uno... Nine. Allora, mai ci sono niente sei nine e quattro yai, quindi non passa il governo Rubin Gianluca. Allora, diciamo che poi devo dare un altro no, diciamo fallito. Che poi si può discutere, nel senso che ma che è sta ragazzi, ma io vi porto cose serie, diciamo che perso. Poi si può discutere, che ne so, perché hai detto sì, perché hai detto no. No, io ho votato sì, era mio governo. Tu hai votato no. Ma che cazzo? Aveva fatto finta di votare. Aveva fatto finta. Vabbè, io ho votato no perché proprio questa coppia è pericolosa. Davide, è pericolosa. Ma io porto mi temo. Ma non ci sono informazioni. Mi temo. Infatti non ci conoscete. Lo sai qual è il fatto? Che c'è stata un'intesa troppo rapida. Quindi potrebbe farmi pensare che voi siate fascisti perché vi siete visti. Ma perché quello è tutta roba off, capito? Io tutta roba catina, off. Se siamo guardati, se siamo capiti subito. Only fans. Vabbè, comunque non è passato, non è passata. Quindi, okay. Secondo tentativo di governo. Questa volta il presidente è Sergio. Sergio, scelga il cancelliere. Io eleggerò o proporrò come cancelliere il buon Davide. Davide Marra, cancelliere. Un bacino. Scusa, no. Quante leggi dobbiamo fare? Due, tre? Quanti governi si possono saltare? Al terzo che salta
si okay. prende la legge. Okay? Yes. Quindi, ah, si pesca dal mazzo, è vero. Questo è il massimo un altro. Ok. Vai. Allora, votiamo, ragazzi, per il sottoscritto. Nine! Vabbè, dai, ma che è sto scam? Cioè? Allora, ci sono 5 nine. 5. Ok, quindi non passa no. il governo. Non posso dare mia moglie a Sergio. Dai. Passate a questo Gianluca. Punto Gianluca. Questo va accettato per forza, altrimenti se pesca. Gianluca può scegliere il suo cancelliere. Combattenti di Bubulus, di alcol e di social. Scelgo come mio cancelliere l'imperturbabile Livio Marcone. Ottima scelta. Capirai, siamo freschi. Bellissima scelta. Va bene. Allora, 3 scorando medaglie al popolo. 3 2 1 si vota. Ok, ci sono 8 sì, 2 no. Cioè 8 sì con Livia Argo, ma questa è male. Ma guarda, te sei proprio cattivo dentro proprio. Ma io te sei proprio un fascista. Diventi il mio counselor. Ok. Un counselor. Io do 3 leggi a Gianluca. Livio è pronto per essere il mio counselor. Sono prontissimo. Scusate allora. Il mio inglese, purtroppo. Concentratevi. Adesso Gianluca ne sceglie una e la scarta. Le due rimaste vanno a Livio. Livio, una la scarta e una è la prima legge del nostro governo. Sì, sì. Cioè, la Meloni ha imparato la politica da sì, che titla. Riapriamo le case sì, chiuse. Le giocava allo specchio da sola. Questa è scartata. Livio. Scegli molto bene. Livio, pensaci molto bene. Scegli molto bene, Livio. Scegli molto bene. La prima del mazzo è quella che viene scartata, quindi quella che dovete selezionare è la seconda. La prima legge del governo cerberiano è liberale, signori. Colombe per tutti. Grazie, grande grazie. Livio. Grazie. Salvatore del popolo. Erano due liberali? No, era una fascista e una liberale. Ok. Ho scartato la fascista. Quindi due fasciste e una liberale. Ho scartato la fascista. Io al contrario di Rubino sono buono. Al canceller. Che hai fatto? Al quindi contrario è, tuo quindi, io sono buono. Quindi hai beccato due fasciste e una liberale. Yeah. Okay. Va bene. Va bene. Ah, ricordiamo questo può essere importante che Presidente. Ci sono, se non sbaglio, 6 liberali e basta. Sì, 6 liberali e 11 fasciste. Cioè, le fasciste sono quindi molto adesso, di più. Adesso se loro hanno detto la verità, ne sono rimaste 9 fasciste e 5 liberali. Se hanno detto non vale contare le carte, vieni squalificato. Come a poco. Siamo professionisti. Quindi, mi cacciano da... Sei il presidente. Ok, come la Meloni io sono il presidente, non la presidente. Esatto. Io rettifico il linguaggio, non mi interessa, per me il presidente, giustamente. Fare ora? Devi scegliere un cancelliere. Devo scegliere un cancelliere. Allora, Davide secondo me è Hitler, io lo dico già. Non mi... Pensavo stesse dicendo Davide secondo me è della mia. No, non mi interessa niente, secondo me lui è il baffo, quindi io lui non lo scelgo. Max mi sembra un po' escluso dalla cosa, quindi passo a lui. Okay. Max è Max diretto. Siamo un bambino. Subito nine. Okay. Ma perché Max sta a guardare la foto? Sta a guardare la foto. Ah, hai capito. Sta guardando Rubino. Però guarda il frigo, dai, sono a moto d'acqua. A momenti cascavo pure. Devo dire, tanta roba. Ok. Votiamo, signori. 3, 2, 1, via. Allora, tutti no... Tranne Gianluca, Rubino e Carli. Allora, raga, Gianluca e Rubino stanno palesemente squadra insieme. Sì. Ho capito un cazzo. Io. Posso confermarlo? Particolare sto numero. Posso confermare il fatto che Rubino siamo in squadra insieme? Come fai a saperlo? Perché non credo che Rubino sia fascista. Ah, non credi? Allora cosa confermi? Quindi, non credo che Rubino fascista! Sia fascista. Fascista! No. Poi, se vogliamo indagare su Rubino, mi trovate completamente aperto. Per me Rubino può essere analizzato. Vabbè, analizzato dalla testa ai piedi. Va bene, quindi Maria? Maria. Allora, visto che Carli pensa che Davide sia Hitler, io penso che Davide sia buono e quindi Putin. Lo faccio cancelliere. Okay. Bravo. Che Hitler poteva essere buono. Anche lui aveva un'anima alla fine, sotto sotto. Vabbè, ha fatto anche cose buone Hitler. Sotto il baffo.
Ma sì, sicuramente avrà bevuto della birra di qualità. Uno, allora, uno, due, tre. Votiamo. Nine. Allora, nine. Ci sono, che è sta cosa lì? Sei nine. Dai, oh, ma che è sto pregiudizio? Quattro yai. Ma, scusate, ho scoperto due fascisti e mi scammate così. Ma è una cosa assurda, oh. Non hai scoperto un cazzo, fascista. Dai, su. Fascista. Vabbè. Qui si vuole un governo. Ultima donna, mi sa. Possibilità. Livio. Oh! Come al solito, sarà Livio Marcone a riportare la squadra verso il liberalismo. Livio, dammi il cancelliere. Spero. Fidate. Secondo me c'ha senso, invece. Bravo. E scelgo Gianluca. Ma come Gianluca? Dammi il cancelliere, c'ha senso. No, no, c'ha senso. Nepotismo, sì. Palese scambio di favori. Vai. Dai, abbiamo capito un po' di cose. Uno, due, tre, via. Allora, tutti gli ai, tranne Carli e Robertone. Otto gli ai. Perché tu no, Robertone? Aspetta, sentiamo Robertone. Sergio, no? Anche sentiamo Sergio. Robertone. Governo di donne. Volevo un governo di donne. Ah, volevo okay. Un governo. Secondo me ci sono dei voti molto interessanti. Ma già. Guardiamo che secondo me Carli accusava il buon Marra, ma in realtà è lei Hitler. Sì. Va bene. Ma più che altro la terza è più facile accettarla, perché sennò è un po' un terno all'otto. No, ma io l'ho accettata per disperazione. La mia idea era di far fare il governo lì. Cioè io ho detto no alle prime due perché volevo che facesse il governo lì. Vabbè. Anche io volevo che facesse il governo Livio, ma non con Gianluca. Pensa meglio Ador, perché sei maschilista. Sì, cioè, la situazione purtroppo è fatti. Infatti, qua abbiamo una colomba. Qua una colomba portata da me e la colomba l'ha portata Livio. Le cose stanno per cambiare. Passi, scelgo quella sotto. La sotto? Avvocato. Non guardi. Allora, qui si inculamo. Qua ve si inculano. Fascista! Allora, io non potevo far nulla, mi sono arrivato. Dai, su! Erano tre fascisti. Mi sono arrivati. Gianluca è fascista. L'avevo beccato, no, sin dall'inizio. Erano tre fascisti, effettivamente. Marra, non accusare troppo, sennò finisci a testa in giù. Vabbè, due fascisti in caso, palesi. In questo, sì, infatti, cioè, deve mentire anche Livio. Però. Vabbè, quindi Livio, tre fascisti. Livio, in quanto presidente della legge antiliberale, può sbirciare una persona. Niente privacy. Inizia tutto così, eh. Te sei piano un ditino così e poi un attimo sbirci. Ti do l'allineamento. Sì, l'allineamento. Legale buono. Tira fuori in segreto. Okay. Attenzione, mi hanno sparato dietro. Livio, io mi fidavo di te. Che mi hanno sparato dietro. Ah, dici che addirittura sei il cazzo. Mi fidavo di te, Livio, perché fai così? Posso farlo? Livio, perché fai così? Io mi fidavo di te. Lo sai, let's go. Mister Marra è buono! Bastardi maledetti. Quindi è fascista? È fascista, quindi. Ah, ok. C'era la carta blu liberale. Ok, quindi a questo punto l'idea è o sono entrambi cattivi, ok? Oppure effettivamente Marra è buono. E comunque Livio potrebbe essere fascista, che Livio potrebbe in essere che senso fascista. Carli, o fascista è buono. Non o Gianluca anche volendo. Carli è Hitler, ragazzi. Secondo me già allora a me non tornava molto già il tridente Rubino Gianluca Livio, ok? Io non mi fidavo. Io ho voluto vedere lui perché non mi fidavo. Ma io sono stato sospetto subito da tutti. Ma sono rimasto sorpreso. Questa mise da giocatore di poker. Sono rimasto molto sorpreso. Ok. Quello che vorrei dire è che in realtà questa cosa potrebbe essere molto sospetta, perché Livio ha dato, non sappiamo se ha dato tre fascisti in realtà. Ah no, no, no. Quindi non lo sappiamo. Quindi qualora Livio fosse cattivo, la cosa è molto, molto, molto sì, ma poi in realtà sospetta, ma perché ci sono, perché magari lui si è protetto il culo, ha fatto uscire quella fascista perché sapeva che avrebbe potuto vedere la carta e tira fuori qualcun altro. Quindi, allora capito, ti dico una cosa. Ci potrebbe stare. Ti dico una cosa. Ma anche che cioè, a lui non cambi nulla. Sarei sospetto. Sì, perché ovvio. Se becco uno gli dico buono, la gente, se dico è cattivo,
L'altro ovviamente dice che non è cattivo e quindi sarei sospetto. Diciamo uguale. Che la cioè... cosa più difficile sarebbe da cattivo bleffare un buono cattivo. Quella è la cosa che è più difficile da fare in no. termini di tenuta, intendo. Io l'ho voluto semplicemente dire. Cioè, vabbè, ovvio, ovvio, ovvio. Gli è sfuggita sta roba. Sì, sì, io sì. Non, allora... io non, vi dico che non mi fido tanto. Diciamo che da cattivo confermare uno buono è ininfluente. Perché tanto no, quello no, è già no, buono, certo. Allora, per ora Livio ha fatto un governo buono, no, cioè Livio faceva il cancelliere e uno cattivo, uno quindi cattivo. Comunque teniamo a mente questa cosa, sì, sì, nel sì. momento in cui dovessimo capire che lui è cattivo si sbloccherebbero altri, sì, esatto. diciamo... Comunque, ma perché ho detto che un altro questa buono. Vibes negativa di Max è arrivata anche a me, il no. fatto allora, che è molto, l'altra volta è molto probabile che capitino tre fasciste. No, quello sì. Questo però sì. falla rispondere. Cioè. No, la verità è che i veri fascisti fanno finta di essere buoni all'inizio e poi fanno i pezzi di merda alla fine, capisci? No, però senza vasellina. No, io quello che voglio dire è l'ho detto non perché ho accusato Livio, ma perché è una cosa che è probabile, perché altrimenti magari uno lo lascia andare e dice ok è buono perché ha fatto uscire la cosa liberale, quindi io lo, però questo non colpevolizza Livio, cioè non è detto che Livio sia cattivo o che lo sia male. Mm-hmm. Sì. Ok. Va bene. Qualsiasi cosa ti fai sei sempre sospetto, cioè nel senso c'è poco da fare, quando vedi qualcuno sei sempre sospetto. Ma certo, ma ci sta che tocca alla fine. Va bene. Uno allora, che... allora io voglio... voglio dare il beneficio del dubbio su questa cosa e quindi io sceglierò Marra come cancelliere, anche se mi risulta parzialmente sospetta non tanto questa dinamica quanto il fatto che nel primo giro già due persone ti hanno provato a eleggere cancelliere. Questo è strano, però va bene. Io anche per questo ho voluto io e chi altro meglio? Carli. Ah, no, Carli mi ha escluso, ha detto che sono Hitler. È vero. Sergio e Maria. Carli invece ha detto che è Hitler. Uccidiamo sì, Sergio e Maria. Vabbè, ma quello è per il mio fascino. Dobbiamo uccidere nessuno, è per l'allineamento. È per il mio carisma. Va bene, comunque quindi, sia. Dai ragazzi, let's go, sono buono. 3, 2, 1, via. No, Roberto, proprio tu. Ok, allora, Roberto figlio e mio. Carli dicono di no. Tutti gli altri dicono di sì. Perché, Roberto, che t'ho fatto? Perché non ti convinco? Puzza. No, ma mi sono lavato. Aspetta. Vediamo. Vabbè, dai. Però ancora presto, dai. Va bene. Let's go. Vediamo dove sceglierà Marra. Tra l'altro la chat sa che sto dicendo la verità. Schifosi. Liberale. Lo sapevo. Fermi tutti. Fermi tutti. In realtà questa potere. È una pessima notizia. Erano tre, liberali. Siamo allora, tre liberali. Allora posso dire che è molto più probabile che effettivamente mi siano capitati tre fasciste. Allora sì. Ok. Sì. Ok. Ok, però io direi che sono molto buono. Perché vuol dire che sono già usciti almeno quattro liberali. Perché due le ho scartate, cioè le abbiamo scartate io e lui. Due stanno qua. Quindi su tutte queste ce ne sono rimaste due al massimo di liberali. E bisogna stare attenti. È greve questa cosa, ma l'avete mischiate bene? Cioè sì, ho mischiato otto volte però. Okay. Roberto, bisogna stare attenti a non prendere un fascino. No. Ma tanto Robertone si schippa. Robertone si schippa. No. Bisogna ragionare su un altro. Allora, visto che probabilmente usciranno delle leggi fasciste, bisogna ragionare su a chi dare il potere del presidente. Sì. Il presidente che utilizza il potere deve essere buono, quindi esatto, facciamo usare i poteri alla gente buona. Corretto. Deve essere buono perché ha la possibilità di vedere la carta. È certo. È importante. Allora, io onestamente ho visto fare delle votazioni un po' strane ad alcune persone, però sono anche persone che giocano per la prima volta, quindi non so come decifrarla. Io per il momento non mi fiderei di dare la presidenza a Robertone. ho capito, però ci siete voi tre. Quindi dobbiamo decidere chi tra voi tre è quello che si becca la presidenza. Io onestamente tra i tre quello che mi è più sospetto è Robertone, però solo sulla base delle votazioni. Quindi lascia il tempo che trova. Pure a me perché dice sempre no. Ho dato solo un yeah, quindi... A chi hai dato lo yeah? Siccome a ci sono... Dato lo yeah? Non mo ricordo. No, era... Siccome effettivamente ci sono state due leggi liberali, mi fa pensare il votare sempre no, che effettivamente i governi erano quasi tutti fatti da gente buona. E per questo insistere a votare no. Però ripeto, è una persona che gioca per la prima volta, quindi questo lo devo considerare.
Sì, sì. No. Tranquilla. Non ti fida. Sì, secondo me Sergio deve dire qualcosa in testa. No, in realtà, vabbè, io ho il dubbio. A me mi rimane il dubbio che loro due stiano insieme. Che hanno aspetta fatto che non ho porcata, visto chi? Però... Gianluca. Scusami, sì, Gianluca e Livio. Vabbè, Rubino sta vabbè, per le chiappe su Instagram. Sono uscite tre, cioè tre liberali. No, è vero. Cioè, gli ultimi dati un po' smentiscono i miei dubbi. E questa è la cosa. Però li smentiscono fino a un certo punto. Cioè, nel senso, la cosa ai primi turni. Ai primi turni se escono tre fasciste e nessuno te dubita, mettiamola così. È quando sei più safe, dici vabbè, prima o poi doveva capitare. Ed è un ottimo turno per dire io cattivo, tu cattivo, anche se escono due liberali le fiondiamo tutte e due. Vabbè, quindi, ragazzi, per me è un dubbio legittimo, però per ora è un po' un casino. Là, io adesso sicuramente... Barra mi pare pulito. Io schipperò Livio, cioè escluderò Livio perché non ci ha confermato nulla. Meritor perché ha avuto tre carte liberali, quindi anche lì non ha avuto scelta. Robertone, Rubino perché si sta a vedere le chiappe. No, io sono Gianluca. Sì, Gianluca, me, Gianluca è, mi puzza. Ma io so peggio perché non ci ho capito un cazzo. Però so, io Max, Carli, no, Maria, Sergio. Marra, fidate. No, fidate. Tocca a lui, presidente. Non lo so. Fida, no, io... e te dico fidate. E sta ammassati, devo fidate. No, non mi fido. Fidate. Ma metti sempre al culo. Non è vero, fidate. Sei un bluff. Non è vero. Prova con me. No, lui, sì, no, lui, ciao. Lui, 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 no. No, io vado di Maria. Paura, eh? Basta, no, Maria. Maria, guarda che bravo. No, se tu fai la stronza. No, uno, no. Due, tre. Credo in te. Chi è che ha detto no? Alla Rubino, cinque Sergio. No. Io, okay. Sergio, Rubino, Gianluca e Max. Ok. Robertone. Sono contenta che Sergio abbia votato no, in realtà, perché piano piano si deve sgretolare la teoria che io e lui giochiamo insieme. Lo so che sottolinearlo può sembrare più sospetto. Chi è che pensa che io e te giochiamo insieme? Meritor. Ah. Eh no, prima hai detto del voto di eleggere Marra come cancelliere. Ah, vabbè. Sì. Sì, indirettamente sì. Vai, Roberto. È tutto alla fine, è tutto alla fine, è molto tosta. Mettiamogli una canzone di sottofondo mentre pensa, per favore. Vai. Subito. Ma puoi pensare quanto cazzo te pare, becchiutti no. Assolutamente beccherò no. Però voglio, capito, tornare col trend all'indietro, capito? Vai, Roberto, ci sono. Io becco Davide. Let's go. No, non puoi, non Davide. Non posso. È l'ultimo cancello, non si non può. Posso, non posso. Okay. Però allora... tutto. Qua capisci tutto. Davide stasera è come il miele però. Per le mosche, proprio. Sì, guarda, chiunque dice loro due, loro due e Livio. Io lo dico qua. Tecnicamente è elegibile un interessa. Perché è l'ultimo presidente. Eh? Perché è una presidente. No, io l'ho eletto cancelliere. Ah, è vero, l'ultimo è che è stato eletto, effettivamente. Vado con Sergio. Sergio. Va bene. Fascista allora lui, eh? 3, 2, 1. Ci sono 2, 3 iai e 7 nine. Allora io ho votato sì, tanto ero sicuro che avrebbero votato tutti no. Però Sergio secondo me in realtà è buono. No, il mio problema non è Sergio, il mio problema è Robertone. Lo so, però secondo me proprio per questo motivo, visto che ma visto che tutti ormai abbiamo già messo una X su Robertone, secondo me non avrebbe scelto un fascista. Quindi lo so. Allora, come vedo? Sì, questa. Sì. Ah, beh, purtroppo non conviene. Perché sono molte fasciste. Sì, sono quasi tutte fasciste. Quindi direi che questo... cioè, più carte stanno là, e più va al governo quello che sta adesso uscito, no? No, cioè, dopo tre rifiuti, è un fallimento. Quindi. Al terzo governo di solito la gente dice di sì, perché altrimenti si pesca la prima carta qua, e queste sono molto più fasciste che liberali. Quindi devo di culo che becchi qua liberali. Però, cioè, se credi a me che io avevo tre liberali in mano, vuol dire che qua dei liberali non ce n'è rimasta quasi nessuno. Alex. Lo so, però, allora, vi spiego il mio dubbio, se mi volete dare una mano. Allora, perché io a sensazione lo darei a Francesco. Ok. Tu no, pensi sia cattivo? No, io il problema... Perché non abbiamo informazioni? No, io...
io da come sta giocando mi sembra buono. Infatti secondo me io sono secondo me è il più safe di tutti, secondo me in questo momento, da come sta tirando le file. Allora, sì, secondo me l'informazione che vi do delle tre liberali è una mossa molto da buono, perché se io fossi stato cattivo non avrei detto che ho scartato liberale per mettere più dubbio sulle persone successive. Allora, però la mia paura sai qual è? Che avendo questa cosa positiva verso di te, ho paura che adesso potrebbero uscire tre fasciste. Ah no, certo. E sporco il tuo sì, ruolo. Sì, ma è condanna a morte. E quindi, esatto, e quindi io chiedo Maria. Vuoi sporcarmi, Max? Preferisco tenermi Meliador, grazie. In che senso? Sono molto contento di questa scelta di non sporcarmi. E... in tema di tributi. 3, 2, 1. No. Ok. Chi ha detto no, Rubino? Ricordatevi che Rubino è l'unico voleva, che non vorrebbe non sporcarmi, sporcare a quanto pare. Maria. Grazie, Rubino. Bravo, Rubino. Non ti voglio sporcare, Maria. Sono una persona gentiluomo. Bravo, sei un de gentile. Vai, Max, Non facciamo cappellate. Non ti preoccupa, no. Non ti preoccupa. Non ti preoccupa. E la legge del quarto governo cerberiano è fascista. No, Max. No, fascista. Cos'è successo? Tre fasciste? Allora, che cazzo di palle. Tu due... Puoi confermare che te ne dai due fascisti? Mi hai compromessa, Max, lo sai? Puoi guardare... Vergognoso, Max. Puoi guardare Proietti, un individuo. Allora... Ok, vi chiedo Manforte. Chiedo scusa. Chi guardo? Allora, scusa un attimo. Guardo... Allora, aspetta, scusa. Dimmi. Posso? Dimmi. Guarda me, così in caso è anche una conferma sua. Vabbè. Scusami. Anche secondo me o la giocata è la scelta più logica. È la scelta più logica oppure Meliador, se vuoi avere la conferma precisa, dai, però buttato, da un certo dai. Punto è cioè, nel senso, secondo me, o, si, anche, secondo o me, anche Gianluca, magari, o si, esatto. No, o si guarda lì, o si guarda no, lì. In realtà, no, ragazzi, in realtà la cosa buona avete ragione perché guardando Livio, perché non gioca? So se anche Davide se è buono o cattivo. Perché se Livio è cattivo, è cattivo esatto. Pure Davide. Più che altro a livello di incastri. Vabbè, però, allora, non è esatto, sì, non è proprio detto, no, ragazzi, anche perché hai dubitato, quindi, cioè. Vabbè, in realtà allora, questa cosa mi fa molto buono bene. Perché allora, te lo diciamo che io, è una cosa che ha senso all'ero di incastri. In realtà io potrei essere comunque buono o cattivo perché lì potrebbe mentire. Però almeno abbiamo una doppia informazione. Diciamo che si sbloccherebbero un po' Marra e Gianluca. Ovviamente poi c'è da valutare anche in base a ma come sì, perché tanto se a vai a caso tipo Gianluca, cioè noi non sapendo nulla su Max potremmo prenderlo come una bugia o una verità. Sì, almeno sì. Così... Parla. Qualche informazione. Quindi Livio è... Liberale. Liberale, ok. Dai. Okay. Va bene, allora... In questo ho smerdato, però... Quindi, no, vabbè, adesso la situazione è molto chiara. Però lui può mentire, dire okay. Che ha eletto certo, liberale certo. Anche quando... Certo. Allora, è che... allora, opzione 1. Ok, Livio però hai lo spirito buono. Troppo da colpire. È quello il guaio. Leader. Non penso che tu abbia fatto una roba del genere. No, non te fida, non te fida. Sei cucciolo. Ma come... È un golden retriever, Max. Guarda, bello, è bello. Dolce, dai. Io so, e... che so io. Le opzioni sono o tutti e tre cattivi o tutti e tre buoni a questo punto. Non è che c'è tanto da... Però io inizierei a fare un po' per esclusione. Mettiamo caso che siano buoni e poi mettiamo... Allora, se sono cattivi sono loro tre. Perché, cioè, più di quelli non allora, ci sono. Allora, se sono buoni oddio, vuol dire che ci sono ancora... Non so per forza tutti e tre cattivi. Secondo me Marra potrebbe essere tranquillamente buono. Sì, effettivamente. Sì. Sia se anche se Max e Livio fossero cattivi... Possiamo dire che tra tutti quello più buono sono io adesso? No, no, tutta la tavolata. Secondo me, sì, avrei avuto conferma anche da cattivi. Allora, se siamo tutti e tre buoni, siamo tutti e tre buoni. No, è quello in fondo. È l'unico che non ha potuto esporsi. Però, Davide, non vuol dire niente. Io non mi fido. Alle spalle del tuo essere buono ci potrebbe essere un grande 15. Allora, no, facciamo così. Secondo me, la cosa migliore da fare è li consideriamo però tutti e tre buoni, ma. Se c'è un Hitler tra di loro è Marra, quindi
occhio a non far perché però, tu sei quello più coperto. Allora, quanti liberali ci stanno? I fascisti, no, se fossero tutti e tre cattivi, tu sei quello più coperto. Meli, quanti? Tre? Quanti sono i liberali in totale? Quanti ci dovrebbero avere carte liberali? Sei liberali e quattro fascisti. Sì, ok. Tre più Hitler. Tre più Hitler. Tocca. Quindi tre liberali in totale, quindi posso ci dovrebbero anche dire che altri tre oltre loro tre. Ok. Posso anche dire allora, che comunque la cosa di Max è stata. Aspetta che non ha capito. No, no, è ho stata capito, molto capito. Sono tre fascisti più Hitler, quindi quattro e sei liberali. Ok. Una coincidenza troppo grande. No, allora la cosa che voglio dire può capitare. È una coincidenza che è successa l'altra volta. Però io so di essere buono e di aver agito sempre a buono. La cosa che voglio dire è che adesso sta cosa mi ha insospettito e mi rode parecchio il culo, perché ho cercato di fare tutti i ragionamenti, di mettermi in gioco, però ci sta. Quindi mi metto alla merce. Anche perché lui mandava contro all'inizio. Non so perché. Beh, sei il primo che ha dubitato. Ma è una tattica da paraculo, ma che vuol dire? Vabbè, vabbè. Vabbè. Signor Squalo. Allora io do il cancelliere. Dov'è il suo delfino? Io do il cancelliere a Livio. A Livio. Tre, due, uno. Ci sono due, quattro, sei no, sette no, tre sì. Madonna. Chi sì sono tanto di Livio, Rubino e Marra. Niente, Livio, famo la prossima. Okay. Sergio. Posso chiedere quanti di voi, magari non rispondetemi, ma quanti di voi hanno votato no per Rubino? E non per Livio, io ho votato no per Rubino. No, no, raga, io sto facendo un altro ragionamento. Okay. Cioè, io voglio semplicemente che il giro vada veloce perché okay, ritocca a me. Ma che vuol dire no per Rubino? Perché tu adesso sei il presidente, quindi se passa una legge fascista, cosa anche probabile in realtà, tu hai un potere e quindi dobbiamo cercare di fare presidenti più safe possibili. E io vi dico che invece la mia idea, io ho votato no perché, innanzitutto, vabbè, la prima di solito voto no. Due, perché Sergio mi sembra che abbia giocato da buono. E loro, pure secondo me, lui pure è buono. E quindi ho cercato di saltare quello lì che so in dubbio e di mandare avanti. Okay. Sì, ci sono pochi cattivi. Sei però, il così, primo che non mi pensa fascista. E infatti non ridà qualcosa. Ci sono un po' pochi cattivi, però ok. Se. Io eleggo come cancelliere Marra. Grazie, Sergio. Marra? Yes. 3, 2, 1... Allora, no, lo diciamo io, Carli e Gianluca. Mazza, Carli, passata. Sta in cattività stasera, oh. Passata. Dai. Questa è scartata. Comunque, fare palestra mi dà energie positive. Good vibes. Sì. Aspetta, devo selezionare io. No, 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 no. Ah, già, ok, perfetto. Sì, sì, sì. Perfetto. Queste sono per te. Raccolto. Ragazzi, attenzione, questo è importante. Quante leggi stiamo? Buone? 2 e 2. Due pari? Sì, 2 e 2. Aia. Aia. Quale metto? Uguale. Ecco. Aia. Liberale. Uguale terza, un corno. Terza legge. Due liberali mi è passato. Liberale. Due liberali mi è passato. Signori, abbiamo un fascista. Mi è passato due liberali. Mi sei fulminato. Ma... A parte quante adesso carte sono rimaste? Scusa, che hai detto? Due. Sono rimaste due. Matematicamente tre sono uscite. Ma che cazzo dite? Sono al massimo. Questa cosa non ha molto senso. Due liberali, cioè, in tutto il mazzo. Due liberali ne ma passate, guarda che oh, sono rimaste tipo o vi siete sbagliati. Sono finite, raga. No, ne sono rimaste altre due. Ah sì, ma che te sei sbagliato. Allora, sbagliato. Ha detto di tutti due fascisti i ragionamenti. Questa dinamica è stranissima. C'è una persona che dice che c'erano due blu e una persona che dice che c'erano però blu. Però più che ha detto che è uguale, cioè, capito? Okay. Uguale mi stressa tantissimo perché vuol dire che era veramente convinto che erano uguali, ma non erano uguali. No, infatti l'unica opzione è che tu stia mentendo ed erano uguali. Sì, ma non sono uguali. Eh no, vabbè, infatti vabbè, Sergio è fascista. Infatti raga, la discussione sono due blu. Raga, fascista un corno in questa scusate situazione. Scusate un attimo, fermi un attimo. Vabbè, l'ho cioccato. Fermi un attimo. Scusatemi, no, no, fermi! Non avrebbe senso.
avrebbe se senso fossi per cattivo. Un fascista far uscire una legge fascista nel momento in cui ne ho la possibilità, in cui ci sono rimaste così poche carte liberali nel Sergio, maggio. Scusami un attimo, Sergio, stai calmo, liberali... Sergio, calmo. Se io fossi fascista, ok, per quale motivo? Avrei detto sono due fasciste, e avrei messo quella fascista. Se ti dico sono due liberali, metto la liberale, come faccio ad essere cattivo? E io sono buono? Questo dici, è l'unico modo in cui tu puoi mettere una legge fascista. Eh? Ma non l'ho messa! Ne ho viste due, io ho detto è uguale. Sergio, mi dispiace, che te devo dire? È un bluff molto strano se fosse un bluff. Allora, c'è una soluzione molto semplice a questa cosa. Loro due sono totalmente fuori... Che sta supportando sta cosa di Marra. Ah no, no, va bene, nel momento in cui Marra è fascista, sono fascisti. Sono fascisti loro tre insieme. No. Quindi. Esatto. Scusami, ma che bluff è? Ah no, no, non lo so. Secondo me ci hai visto però, male. Però Davide, non so che. Senti, Sergio, gli occhiali non li porto io. Allora. Con tutto l'amore del mondo, eh. C'era il blu dipinto di blu. No, però posso dire. Allora. Perché che... Ma ho capito, però non avrebbe senso, perché lui avrebbe dovuto di prendi in una casaccia e esce liberale. Non ha senso, se... Vabbè. Vabbè. Se fosse uscita la fascista, ok, poteva avere senso, ma così ma no. Ma qual è il mio scopo? Di accusarlo? Allora, no, ma infatti, allora, cioè, secondo me... Non c'è un motivo per cui lo debba accusare. Io da liberale, metto una liberale, io non dovrei... No, sai che cosa è successo, secondo me? Voleva, in qualche modo, a prescindere, attaccarmi. Ma infatti, e quindi ti ho fregato Jacobina, Sergio, per cortesia. È che non è il modo in cui gioco, non ho mai giocato in questo modo. Ho capito, sì, ma io, che te devo dire? Da basico, fascista, la miglior cosa che potevo dire, mettila liberale, io sono pulito. Ma può essere, allora, cioè, è può essere che magari ti hai sbagliato la carta. Bravo, secondo me ragazzi, secondo me voleva lasciare la fascista. Erano due rosse, una blu, non me posso sbagliare. Secondo me no. Magari ti sei sbagliato. Secondo me si è sbagliato. Vabbè, io ovviamente dal mio punto di vista sono sicuro. Tutte e tre siete degli stronzi fascisti. Mi interessa più un'altra cosa. Alzi la mano chi crede a Sergio. Ok, quindi tutti gli altri chiedono a Marra. No, aspetta. Sul fatto che Marra sia liberale, crede... Cioè, credi che dei due, il liberale, credi che sia Sergio o Marra? Ma secondo me adesso lui sta parando il culo a lui. Ma di che? Ma io non ho... Ma ho messo una legge liberale su due, di cosa devo pararmi il culo? Marra, tu sei l'unico che se ne potrebbe uscire con un bluff del cazzo. Sergio, hai palesemente sbagliato, hai messo la carta sbagliata. Siamo d'accordo che ci sono tre persone dall'inizio che stanno seguendo tutte e tre la stessa linea? Sì. Tu lo sai che sei una di quelle tre persone? Attenzione. Allora non sono più d'accordo. Ah no? Perché? No, sto parlando. Sto grande meme. Aspetta, Maria, Robertone, Carli, poi l'altro non lo voglio dire. Comunque, sì, però adesso mi stai accusando. Però nessuno mi ha mai assunta come cancelliere. Quindi nessuno ha creduto mai in me. Io potevo essere pure liberale. Nessuno ci crede in me. Sergio, secondo te, allora Tu mi devi dire. Lui ha detto una carta casuale. Quindi è molto difficile che sia un bluff, no? Allora, o ha detto o la va la spacco e ne ha messo una rossa e una blu. E ha detto. Però è molto da Davide. No, ma scusate un attimo. Fermi, ma io non ho bisogno di bluffare. Io non so, cioè sono stato confermato buono fino adesso. No, si è sbagliato, Sergio! Ha scartato la carta. Lui voleva scartare la carta liberale. E Livio ha guardato la carta. E ha lasciato le due liberali. Non è difficile. Non ha senso che sia contro Davide, perché Davide, almeno dalla tua parte, è indirettamente messo positivo. Perché se l'ha controllato Livio e tu hai controllato Livio, come fa a puzzare da Davide a te? Puzzi pure tu, Max. Ragazzi, non mi puzza. Puzza pure Max. Posso parlare? Puzzano tutte e tre. Ho detto che non mi puzza Davide. Ho detto semplicemente che perché dovrei crederti? E ho detto l'unica cosa che può aver fatto Davide è che ha fatto o la va o la spacca. Questo ho detto prima. No, no. Tu Max, scusate, poi fermi la certezza che fermi Davide un attimo. Sergio, molto sospetto. Regà, buon un attimo. Io sono certo che Davide è pulito. Ti sto chiedendo le motivazioni. Se fossi cattivo. Avrei assolutamente messo legge fascista, anche perché adesso sono rimasto un sacco di fasciste. E soprattutto non ero neanche in dubbio, non ha senso. Secondo me te sei sbagliato, hai lasciato le due comunque, blu e hai scartato la rossa. Sono due blu. È semplice questa. Regà, stiamo discutendo su una cosa che possiamo rimandare a dopo, perché adesso il prossimo presidente guarderà le due carte rimaste.
se tra quelle due c'è una liberale, esatto. Oppure se non c'è, cambierà l'esito di questa discussione. Ammesso che non concesse, potrebbe esserne scartata. Scusa un attimo, quante carte sono rimaste? Nel... No, verranno prese due di quelle vecchie più una nuova. Ah, ok, ok, certo. No, quella cosa che poi... Dal punto di vista suo, vabbè, dai, che sa che ci sono stati governi. Dai, 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 andiamo avanti, andiamo avanti, dai. Giallo, dimmi, dimmi chi è il cancelliere. Allora, sono indeciso tra te e Sergio, tenendo conto di questo. No, io mi sto tenendo conto solamente di quest'ultimo round, pure per cercare di stare nella maniera più safe possibile. E tra te e Sergio scelgo Megador. Allora, al 3 votate sì o no. 1, 2, 3. Tutti quanti votano sì. Ok. Apri la porta. Questa cosa è strana. Però se ci vediamo, vediamo. Vediamo. No, Gianluca e Adolf. I tre Adolf. E Adolf. Ma Hitler. Sono Hitler. La sesta legge è liberata. Let's go. Let's go. Hai fatto caso se tra le prime due c'era una blu? Ah, io avevo in mano due fasciste e una liberale. Per la cronaca ho escluso la fascista. Ok. Ti ricordi e ci vuoi dichiarare se una delle prime due era la liberale? Che avvocato vuoi dire? Ma mo non so come. No, perché è vero cazzo. Però aspetta, dipende dal Sergio, dipende dal verso come l'ho presa, scusami. Io avevo la liberale sopra a destra. Era sopra la liberale allora. Era sopra. La liberale era sopra perché me l'avete data e io l'ho aperta, quindi si è ritrovata a destra. La liberale dovrebbe essere la prima. Ok. Quindi, abbiamo allora, i tre cattivi, abbiamo i tre cattivi. È inutile che applaudi come un pinguino di Happy Feet. Palesemente sì. Non se lo ricordi, ha sparato a caso. Ma a parte sì. Questo, cioè, allora io, dai, ma che cazzo, io ma non si ricorda allora. L'ordine, dai. Allora, ora, no, no, ora ho fatto una ricostruzione ora, in testa. Ora, mi hanno dato le carte. Ora mi incazzo io. Idiotaci! Perché non è possibile. Fascista! Io Nasischi, non ho... Nasischi, allora, Nasischi, no, Nasischi, Nasischi, Nasischi col parrucchino. Ma tu mi hai eletto, abbiamo fatto la liberale insieme e tu lo sai che io ho scelto la liberale. Tu lo sai che io ho scelto la liberale, perché mi hai dato una fascista e una liberale e l'ho messa la liberale. Tu lo sai! Tentaisen. Allora, io detto questo, ho ricostruito l'ordine. Detto questo. Ho ricostruito l'ordine. Era quella sopra. Allora, se mi hanno chiesto l'ordine, io, visto che me lo ricordo molto bene, era quella sopra. Perché si è ritrovata a destra, quindi era la prima. Allora, che non se lo ricorda bene. Ma allora, quindi, benissimo. Era ammettendo prima. Che tutte le persone. Anche che Livio non vuole che questa cosa sia vera. Perché no, se lui è cattivo. No, non hai capito. Non hai capito di sbagliare. Che io sia un gioco, Sergio. Non è un problema. Che io sia buono, Sergio. Se lo contate bene, fatevi parlare. Mamma mia, che discussione. Sì. A prescindere che io sia buono o cattivo, tu stai dicendo che io sono cattivo. A prescindere, quindi non sei buono. No, no. Quello che sto dicendo, a prescindere che io sia buono o cattivo, tu Livio stai dicendo stronzate. Sergio, ecco. Sa esattamente se sei buono o cattivo, perché io lui lo io, sa io se so ha mentito io. O meno male. Quindi per Sergio tu sei cattivo o buono al 100%. Quindi dire che Sergio sta facendo illazione è una capito. Stronzata. Sto parlando con tutti. No, non sto parlando con Sergio con tutti. Non me ne frega un cazzo. Io quello che sto dicendo come quelle di Max di prima, come quelle di Max di tavolo. Sto cercando di esprimere un concetto che è stato pagato. Sto cercando di esprimere un cazzo di concetto e nessuno mi sta ascoltando. Quello che sto dicendo io, ho sputato, è che a prescindere che io sia buono o cattivo, lo dico a tutti, è normale che se uno dice quello è cattivo, di rimbalzo lo sono anch'io. Ma io so di essere buono, Livio. È ovvio, è logica. Scusa, cosa cazzo mi frega di Sergio, Livio. Io sto dicendo
Ma sei un po' stressato tu nella tua vita. Sì, sì, mi fate stressare, ti fate impazzire. Perché io ho giocato tutto il tempo da buono. Io ho giocato tutto il tempo da buono e mi è stata romper cazzo. Non so per quale motivo, io non ho fatto niente di cattivo. Livio. Non ho fatto niente di cattivo. Ragazzi, ho messo l'unica fascista ho messo perché mi sono capitate tre fasciste a me. Livio. Perché confermare buono una persona che fa palesemente una cosa fascista è una cosa da cattivo, quindi che il fatto che tu non abbia fatto cosa cattiva è una stronzata, perché confermare Marra, se Marra è fascista ti rende fascista, ma non mi frega niente è come fascista, hai giocato. Fascista l'ho visto. Marra, stai perdendo. Lui dice questo, che se lui ragazzi è fascista tu chat, sei fascista meglio pure te. Anche questa volta Meliador non ci ha capito un cazzo. Pezzo di merda. E lo vedremo a fine partita. Cercare ragionamenti logici con Livio. No, è un errore in partenza. Sta a spuntare baffetto. Quindi va bene così. Andiamo avanti. Ok. Silenzio un attimo in sala. Prego. Allora, adesso tocca la presidenza di Carli. Ok? Carli, presidente. Ok. Puoi fare cancellare chiunque tranne me perché sono appena stato cancelliere. Ok, perfetto. Allora, io scelgo la mia sorella. Fascista. Precisione. Sì, no, lui è fascista. Bugiardo. Due angeli come noi. Perché è fascista. 3, 2, 1. Nein! Ok. Vabbè, ma nessuno. Allora, ci questo sono, è un parlamento maschilista. Ci sono 6 no e 4 sì. Quindi non passa il governo Woman Power. Chi ha detto sì? 1, 2, 3 e 4. Ok. Io faccio cancelliere Carli, se no fate fare il governo a Livio, cazzi vostri. E per il politicamente corretto dovete dire sì, se no mi ha fatto un cazzo del politicamente corretto. Nine! 1, 2, 9! E 2, 4, 6 sì. Ok, let's go. Quindi sono cancelliere? Quindi sei cancelliere. Oh my god. Solo per il politico. Ricordiamo che Livio ha detto sì, eh. Ricordatevi, è solo per il politicamente corretto. Nessuno si fida di me. No, ricordiamo che bravo detto trollino, sì, eh? Bravo trollino. Ma come ti permetti? Voglio verde. Voglio verde. Però no. Aspetta, Gianluca. La legge è fascista. Pezzo di merda Livio! Hai votato sì, allora, lo sapevi che eravamo fascisti. Ma quanti siamo cattivi secondo te? 27? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Lo sapevo che eri tu insieme allora, a loro. Io ho fatto ho fatto cancelliere Carli perché non mi fido di lei, ma non è colpa sua perché erano tre fasciste, quindi credetemi, non credetemi sta voi, io non so come infatti io non, intanto lei non è Hitler. No. Non sono ancora. No, questa è adesso. Ah, sei arrivati adesso. Scusami. Okay. Cioè, devi mettere. Va bene, perfetto. Adesso decidi tu chi aspetta, è il pro. Questo ricordiamolo come funzionava. Ah, da adesso in poi, se viene eletto Hitler cancelliere o presidente? Cancelliere. Ok. Perché presidente se viene eletto Hitler cancelliere, vincono i fascisti. Ok, quindi occhio a chi eleggete cancelliere d'ora in poi. Perfetto. Allora, io posso scegliere insieme a voi o devo accollarmela io? Tu puoi scegliere. Io onestamente in questo momento, anche per ripulirmi un attimo, scegliere il presidente. Per ripulirmi un attimo, io onestamente farei presidente Meliador. Non so quanto abbia senso perché non lo so, quindi ditemi giusta. Voi. Fai Livio. Perché lui per me è buono. Saltiamo Marra, saltiamo Robert. No. Sergio, hai rotto le palle. Saltiamo Marra, un par di ciufoli. No, va bene. Aspetta. Se lui c'ha la battaglia personale con me. Ti rendi conto? Mo siamo arrivati a saltiamo Marra. Allora, ma siamo lì! Aspetta. Saltiamo Marra no, nel senso, se approviamo quello di Meliador, ok, poi decidiamo. Se non approviamo quello di Meliador, io onestamente tra Marra e Robertone mi fido più di Marra. No, col cazzo Robertone, però, raga, Hitler. Raga, se poi siamo costretti ad eleggere quello di Robertone, attimo, Robertone Sergio, è cattivo, Sergio, leggiamo secondo Hitler. Me, se sei buono, te lo giuro su Dio, sì, lo so, e no? Stai deragliando tutto per un tuo cazzo di errore, una svista,
Io veramente non vengo più. Va bene. Se tu hai guardato il retro io delle carte accollo... che erano uguali invece del fronte. Intanto facciamo me presidente e giochiamo. Sì, va bene. Allora, io scelgo, devo scegliere come cancelliere una persona che è sicuramente non è Hitler. Okay? Questa è la cosa più importante. Grazie Meli. Quindi, non sceglierò mai né il Tris lì e né la coppia là. Trisom. Okay? No, Max, dai, che perché in questo momento ci sono due fazioni chiare. Gianluca e Sergio da una parte, loro tre dall'altra. Ok? Gianluca secondo me e Sergio stanno da io in realtà mi sento più con te che con Gianluca se devo dare no vabbè, però voi due avete due informazioni che rendono cattivo Marra, cioè tu hai detto è vero. La cosa delle carte e tu hai detto che c'era la liberale in cima, okay. Quindi le due informazioni che rendono cattivo Marra la vedete voi due. Posso dire una cosa, però, okay. È talmente allora adesso no perché prima lui è talmente buono Sergio incazzo, che a un certo punto voleva far saltare i governi e farlo cadere a me che so buono. Ha detto sta roba qui, ha detto no, facciamo così, contiamo, no, così poi va a Max. È talmente... Sì, tu prima... Sì, l'hai detto poco fa. Non ho detto che voglio far arrivare il governo a te. Io non farei mai arrivare il governo a te, perché se Marra è cattivo, tu sei cattivo. Secondo fa, perché te sei confuso. Deve sempre ricondurre a me, una cosa allucinante. Va bene, allora, io adesso farò delle domande al popolo. Allora, chi è d'accordo con eleggere cancelliere Rubino? Dai, raga. Vabbè, ma così vale. Ma okay, io... Tu proponi. Sono interessato alle idee del mio Parlamento. Sì, io però votiamo, se no non ha senso il voto. Per me sì. No, la terza volta si decide il nuovo presidente. E quindi Maria ha deciso me come nuovo presidente. Rubino? No, sto facendo. Che non sono evidentemente Hitler. No, Gianluca, attento, lo do. Perché se sono loro tre sono buoni, te. Rischi di essere Hitler o viceversa. Si fidi. Mi fido, ma non per dare il cancelliere. Par de coglioni. Quindi io scelgo. Guarda per qua. Carli. No, è sbagliato. È sbagliato. Abbiamo perso. Se Carli è Hitler, la partita. Se... No, aspetta. Se passa il governo. Ah, ok. Se passa il governo. Ah, no, bravo. Infatti c'era un motivo per cui non lo facevo, perché dicevo troppo facile. Ma voi due siete super sospetti dall'inizio. Ma che sospetto? In realtà, arrivati a questo punto neanche tanto, perché le fazioni sono altre. Infatti, sono altre. Ma guarda che fazione pesante, noi, dai. No, lui no, lui no, lui no, lo sai, Meli. E fidati, sto diffidate. Rubino, io ho timore che. Ma che timore, la rischia. Però ho forti la misura dei pompi. Vedendo l'inizio della. No, io sto dietro. Secondo me, vabbè, io lo dico sempre conseguenzialmente. Poi non è vero. Ho pensato. A Sergio, un'altra cosa. Ma che te sei innamorato di Alex Mucci Sergio, che c'è con Marra? Ma Sergio, io vorrei di sta cosa. Ho risolto il mio dubbio. Sergio da Hitler non avrebbe mai fatto quella caciara con Marra Buono. Quindi scelgo Sergio Cancellieri. Ma vergognoso. 3, 2, 1. Ok, ci sono 4 no lì e 6 sì. Ok. Stiamo giocando, Sergio? Stiamo giocando. Allora io vado a scegliere le cose. Guardale bene adesso. Guardale molto bene. E l'ottava legge del governo cerberiano è liberale, signori. A merde. A merde. A fascisti del cazzo. Anche io sono liberato. Liberale. Liberato. Ho sbagliato io, scusate. Pensavo che non vota, cioè che più persone votassero no. E ho detto me la rischio perché l'ho fatto io presidente. Allora io adesso voglio sapere che cazzo chi era è successo. Hitler? Che cazzo è successo? Non era Hitler. Befano. Chi erano i fascisti? Era Hitler. Era Hitler. Lo sapevo che era Hitler. È perfetto. No. Sei Hitler? Faccia da culo. Faccia da culo. Mamma mia, raga. Dare un po' di pepe al culo. Lo sapevo. Mortacci.
voce tua! Marra, eri troppo fascista, Marra. Eri troppo fascista. Ci ha fatto meglio. Io lo sapevo. Io ma pure lì era un pezzo di merda, hai visto? Io ho visto gli occhi, fin dall'inizio. Avevamo vinto, era vinta, era vinta. Va bene così. Un po' di pepe. Lo sapevo, lo sapevo. C'hai però, però te lo dico, cioè, avreste forse vinto per le leggi fasciste. Madonna. Però io non avrei mai letto Marra. Vabbè, ma un po' di pepe, dai, su. Capite, non eri fascista. Ero Hitler, no, ci avevi preso dall'inizio, no, Carli. Come cazzo erano, hai fatto? Livio, Max. Ho sbagliato proprio a votare sì all'ultimo. Ma io ho capito che uno di voi due era fascista perché Livio votava sì al vostro governo. No, no. Io alla fine ho votato sì a tutto. Tutte stronzate. Sai qual è? Ho votato no a quella mia, Sergio, non è vero. Perché non è vero. A testa giù, subito! Alle altre sì. Perché le altre c'era una fascista dentro. No, no, io però ho detto, io da adesso voto sì, sempre sì. E non sì. È vero, perché poi, hai votato no con me. Poi ovviamente quando c'è una liberale che manca... Ma era già una liberale, quando l'hai detto, c'era già una liberale mancante. Non è cambiato, no. Livio, non è vero perché il governo loro è andato. No, il governo loro. Sì, ed è affatto, affatto. È uguale. E quindi erano già una rimasta. Vabbè, ma che cambia? Io ho giocato da buono, non ho giocato da cattivo. Ma cosa hai giocato da buono? Dai, hai confermato. Spiegami una cosa da cattivo che ho fatto. Spiegamene una. Buono Marra. Oh, ho confermato buono Marra. Oh, ho confermato buono Marra. Cattivo per forza. Cattivo. È cattivo per forza, giusto? Confermo uno buono. Se fossi stato buono, avessi scelto te, ti confermo buono. Cattivo, eh beh, cattivo. No, perché ma che io, cazzo vuol dire? Io al contrario non di Marra non ho detto cazzate. Chiunque capita che deve scegliere un'altra persona, comunque no, va sospetto. Livio, sei completamente in rage. Va comunque sospetto. Tu hai confermato buono una persona che ha detto specifica, una falsità. Però, non qualcuno, però, quello l'ha detto dopo. Quindi l'ha poi detto è dopo. Da lì però poi la partita era molto aperta, non era così palese. Comunque che non se comunque non vado a pensare che la partita secondo me poteva finire in qualsiasi modo. Livio, la partita poteva finire in qualsiasi modo perché non era per niente palese che voi eravate fascisti. C'è stava l'ipotesi della combutta, però è sempre difficile che capiti come quella volta. È stata quindi quella che ci ha fregato. Mentirei se dicessi che sapevo che eravate fascisti. Io per esempio de Livio, certo, mi fidavo, a me puzzava. Ma Marra, Davide, raga, ha fatto quella cosa. A me spacco tutto stasera, e Livio non puzzava di minimamente. Spacco tutto quella cosa. Spacco tutto perché poi. Ma secondo me no, è meglio di così. Ragazzi, spammiamo Livio Rosicone che è la pura realtà dei fatti. Però ti dico, ripeto, io non avrei mai giocato a Sergio. Io ho capito, il fatto è non farti capire che avessi capito. Siamo d'accordo, però siamo più coperti. Invece così siamo rimasti scoperti. Cosa, però si è capito subito. No, ma non farci, cioè io lì pure io qualsiasi cosa potevamo dire, c'era il sospetto sempre. Secondo me botto, lì Marra ha provato a fare una giocata per provare a mettere la legge cattiva. E poi continuare sul erano tutti e due comunque, cattivi. Lui gli avrebbe detto di no, ma io, e lui mi avrebbe detto: oh, ma io te l'ho date due così a caso, ti ho detto scegli te. E quindi è ovvio che erano tutti due. Però capisci? No, gli ha detto però, male che al 50% la carta era buona. Ma poi quindi la sua teoria, però capisci che noi siamo. Lo permette lui come. Aspetta, che prende le frustate, e siamo d'accordo. Siamo d'accordo, però noi siamo in netto vantaggio. Perché? Tu hai capito che Livio è cattivo perché t'ha aiutato. Io ho confermato Livio buono. Max si è giocato. Stiamo messi bene. Raga. Stavamo messo bene. Non avevamo bisogno di un bluff del genere, però. Bello pure. Sì, però non avevamo bisogno di un bluff del genere. Potevamo giocarcela in un altro modo. Invece così, con sta cosa della cosa buona, rimani scoperto. Qualsiasi cosa dici, sei indifendibile. Perché poi usa pure... Io, per esempio, poi ho cercato di bottarla sulla cosa di Marra. Io ho detto per chiedere spiegazioni a lui. Ma in realtà sta cosa mi avevi detto sei psicologia. Cattivo. L'avrei fatta pure da buono. Cioè, spiegami perché. Ma pure io. Perché sta roba? Veramente, cioè, io l'unica quindi... legge fascista che ho messo è perché realmente mi sono arrivate tre fasciste. Ma raga, ma mi spiegate quindi... in chat per cortesia, in sintesi, su cosa ha fatto, su chi ha sborrato Rob McQuack. Ammetto, vi giuro, questa cosa mi sta uccidendo guarda dentro. Guarda basta. Che è una cosa greve, Bono. Sì, sì, sì. È greve, una cosa greve. Però, davvero? Se ponno, Però io non l'ho seguita, il però. Contribute, il contribute è una cosa gravissima che entra pure in alcuni casi si collega a revenge porn ed ha delle problematiche grandi pure a livello psicologico perché alla base c'è l'umiliazione dell'altra persona, quindi è una cosa gravissima, può distruggere una delle due persone. Vabbè, comunque sì. L'ha distrutta? Ma non si capisce. Sappiamo, ancora non sappiamo, ancora è tutto vago. Secondo te a livello psicologico
come allora, sta? Indipendentemente stiamo parlando dell'ex, no? Indipendentemente dalla cosa, chi ha torto, chi ha ragione, uno dei due è stato distrutto psicologicamente. Vabbè, normale, ma penso chi ha fatto la storia è stato spaccato. Ma chi ha fatto la storia, secondo me, è stato distrutto psicologicamente. Cioè, si parla dell'ex, no? Dell'ex, no, ma in realtà potrebbe essere pure Rob distrutto. Perché metti che Rob, in realtà, la dinamica che dice è pulita, la sua figura è distrutta. Sì, quello sì, a livello mediatico, sì. Quindi bisogna, non possiamo sapere se è com'è andata, però... Perché lui, diciamo che non ha un personaggio... Oh. Lui ha rovinato pure lavorativamente parlando, si è rovinato. Sì, no, quello per far perdere Meliodor. Ma io ho un personaggio, allora, Lord. Però non va. Non puntate su di me. Scusate, che aveva puntato sui fascisti, scusate. No, non è colpa tua, tu eri la Luca, più pulita di tutti. Fanculo, chi te sento la cagata che vi ha fatto perdere. Manca un... Io parlo di cazzate e faccio sorridere la gente. Tu non sei nulla, Luca. Non sei nulla. Sei la nulla fatto nulla. Vabbè, ragazzi, su... Sì, ma sei un rosicone. Un piccolo bluff. No, ce l'ho che vuoi da me? Proprio in quel rubino mi ha lasciato il posto, io non posso non accettare. Lo sapete che c'è? Era troppo statica la live. Andava smossa. Poi, ci sta, ci sta. Se io avessi tirato fuori la legge fascista, il tuo bluff sarebbe andato molto meglio. Eh sì, ovviamente. Cioè, al 50% andava male. È stato un azzardo. Ho detto faccio 50 e 50. Ho imparato tutto da Justiz. No. Lo so, che devo fare. Vabbè, ma ci sta, ci sta. Io imparo sempre dai migliori. Per creare un po' di caos. Diciamo, sei ma un caotico sì, cattivo. Dai, era troppo lineare. Telefonino, per favore. Avete giocato troppo bene. Io l'ho questo fatto è oro, anche per farti capire chi erano i cattivi. Ma infatti da lì poi ho capito subito che pure Maria e Max erano buoni. Cioè, cattivi. Cioè, buoni per me. Dal tuo punto di vista, buoni per me, buoni per me. Erano allineati al partito. Sì, allora, tutta questa la tela del ragno fact, era... Io mi ero scordata durante la partita che Max fosse fascista e quindi in realtà in mente mia stavo giocando come fosse buono quando abbiamo fatto il governo insieme. Stavo giocando veramente da buono. Carli, smettila di provarci con Meliodor. Beh, guarda, per provarci con Meliodor ci vuole coraggio, Non ci provo con Meliodor, tranquilli ragazzi. Vabbè, ma chi è che non ci proverebbe con Meliodor? Corubino, allora. Ma lui è... Chiunque. È un po' tre moschettieri. Sì, sì, sono d'Artagnan. Faccio pure schermo. Rubì? Zubba su Rubino subito. Sei molto d'Artagnan, sì. Molto che è successo, Rubì? È vero. Fa zoom, tra l'altro ricordiamo quello fu un re che sposò assomiglia sei mogli e beh sei tezzi si è divertito sei te. Te. E ha fatto una religione nuova per poter continuare pur di trombare si è fatto una religione tutta sua, diciamo che la frase celebre presente anche nel suo elogio funebre fu e famo che se siamo capiti. Votate il gioco della risata ai Oscar, così poi non avranno allora, più allora, stiamo per giocare ad adunanza. Spieghiamo le regole. Fate i seri. Un altro gioco? Vi osservo. Allora, l'adunanza dei cattivoni. Personaggi della Disney, ma solo i cattivi. Mi ricordo mezzo, forse. Meliodor cattivo. Ragazzi, mi raccomando, con punti rana, che a 5 milioni avrete un biglietto per i Oscar 2023. Allora, come grazie. Funziona? Anche qua ci sono due fazioni, ok? I buoni sono questi qua gialli. E poi ci sono i Meliodor. E invece le mele marce sono i cattivi. Ok? Meliodor. Perfetto. E distribuirò questi ruoli a tutti quanti. Dopodiché avrete un personaggio a testa, che è uno dei cattivi della Disney. Ok? Ogni personaggio cattivo ha un potere. E di solito ha anche uno sgherro. Lo sgherro non ha un potere, ma deve... sempre, cioè, evitare di votare il suo padrone, a meno che non è sicuro che sia cattivo, perché lo sgherro, se muore il suo padrone linciato dalla folla, dopo che lui l'ha votato ma è buono, muore anche lui. Ok, quindi se siete lo sgherro state attenti a votare contro il vostro padrone. Ok, perfetto. Allora, ma Sara vuole giocare? Sara, vieni qua per favore. Dai, quindi lo sgherro dipende dall'altro. Ma non il contrario. Forse vuole giocare Renato. Renato, che dici? Emily? Lo sgherro dipende così dall'altro. Ma proprio l'altro convinta, Rubino. Esatto. Vabbè, dai, Renato zero, far morto. Ok. Tanto è vestito già. Allora, da funerale. I ruoli. Abbiamo il ruolo più importante. È la seconda, Lorenzo. Per la terza, 100 sub. Il ruolo per più importante la terza, è Malefica e Diablo. Ok. Allora. Loro due giocano in combo, ok? Il diablo è lo sgherro di Malefica. Ogni notte la prima cosa che succede è io master vi dico che Malefica apre gli occhi. Malefica indica una persona e richiude gli occhi.
A quel punto li apre Diablo. Io a Diablo gli dico se la persona indicata da Malefica era buona o cattiva. Ma Diablo non sa qual è la persona, sa solo se è buona o cattiva. Quindi Malefica sa chi ha indicato, ma non sa se è buono o cattivo. Diablo sa se è buono o cattivo, ma non sa chi ha indicato. Devono parlarsi per arrivare alla conclusione. Questo però solo se sono entrambi della stessa fazione. Perché se una di due è cattiva, potrebbe infangare le prove. Ok? Perfetto. Poi abbiamo il principe Giovanni insieme a Serbis. Allora, Serbis non ha niente di particolare, è solo sgherro. Il principe Giovanni ha... Il principe Giovanni ha la corona. Ok? La corona significa che chi è il principe Giovanni, in caso di parità, decide lui chi viene eliminato. Quando si vota, il principe Giovanni ha l'ultima parola in caso di parità. È tipo il sindaco de Lucus. È tipo il sindaco de Lucus. Però lui decide proprio in modo deciso, cioè proprio nel senso o si è capunto e basta. Lo può scegliere col senno di poi, cioè proprio sì, 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 sì. Ah, importante, se muore il principe Giovanni durante la partita, il principe Giovanni sceglie il suo erede. Quindi passa la corona a qualcun altro. Quindi non muore mai praticamente. Non muore mai, in realtà dentro rimane sempre vivo. Ok. Okay. Poi abbiamo Shere Khan. Allora, Shere Khan non ha sgherri, lui è tutto d'un pezzo. O forse è tutto. No, non c'ha sgherri. No, no, stavo pensando se uomo o donna. E ogni turno, quando vota, lascia un graffio alla persona che ha votato. Che cazzata. Hello, Shere Khan. Bello però. Se, già scazzatine. Chi viene ferito da Shere Khan? No, no, no. Ok, graffio libero. A tutte le votazioni successive partirà già con voto. Ok, cioè Shere Khan quando vota una persona l'ha votata per sempre. Ok? E poi dopo fa un altro voto, cioè può accumulare i voti, una certa può pure eliminare da sola una persona se continui a votare la stessa. Ok. Il boss finale praticamente. Poi c'è Capitan Uncino. Capitan Uncino e Spugna. Spugna è soltanto lo sgherro. Capitan Uncino, quando si sveglia, sceglie una persona e ci si lega a doppio filo. Se viene eliminata Capitan Uncino, muore anche la persona a cui si è legato Capitan Uncino. Simbiosi. Okay? Ok? Muoiono insieme. Perfetto. E poi l'ultimo è Ade. Shirkam. Cioè, aspetta, ripetimi un attimo, Capitan Uncino al fly. Allora, quando si sveglia, la prima cosa che fa è scegliere una persona. Oltre a Spugna che c'ha già, però. No, 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 Spugna è il suo sgherro, ma non c'entra niente. Okay. Lui si lega con uno, può essere anche Spugna, ma può essere anche un altro. Okay. Se muore nel giorno, perché viene votato fuori, si porta dietro pure quell'altro. Ok. E Rosicone. Ade, invece, c'ha appena e panico come sgherri che non fanno niente di particolare. Ade, quando si sta dormendo, dopo che i cattivi hanno deciso di eliminare, Ade apre gli occhi. Io indico la persona che hanno eliminato i cattivi e una volta per partita Ade può decidere di risuscitarla. Ok? Una volta a partita. Ma vedete un po' l'immagine di pena e panico? Pena e panico? Grande Rob McQuack. Venuto bene qui, eh? Sembravi un Pokémon. Va bene. Bello. Siamo due vermi. Vermi verminosi. Mi ha scritto Davide Di Porto e mi scrive: che dici, frufru? Te giuro, posso far vedere? Allora, attenzione a non far vedere il vostro allineamento. Aspetta, ma c'è. Sono fascista. Aspetta, no. Levo tutto. Aspetta, Simone, c'è il master. Sto facendo il master. No, 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 facciamo vedere corrispondenza. Ma che prima? Ma avevo io la responsabilità. Ma ha detto che dici frufru? No, c'è. Su di me. Ok. Chi è il cattivo, quindi? Io. Quelli con le mele marce. Se viola è cattivo, se è giallo, se è buono. Allora, adesso vi do i ruoli. Li do io perché... Sergio, io ti voglio bene, spero che tu lo sappia. Mm. Allora... solo ai fini del content. Marra è... pezzo di merda. Shere Khan. Top! Shere Khan. Shere Khan. Marra sfregia la gente. Robertone. Eccoci. Il principe
regolare. Buono, buono. Regolare. Prego, la grazie, grazie. Bello. Normale. Mix. Sgherro, da. Spugna. Non lo sapevo. Ero sicuro. Un briagone. Pene e panico. Surge. Surge. Capitan Uncino. Sei il capo di Max. Capo di Max. Capo di che Max. Culo. Max Cane. Gianluca. Ade. Sei il mio padrone, Gianlu. Carli. Diablo. Sono l'uccello, giustamente. Sì. Perché? Ah. Ho capito. Vabbè. Ho capito dire. Dopo, ragazzi. No, sono piccola Malefica, la coppia incredibile. Ester bis, sì. Sto con l'uccello. Oh, yeah. Perfetto. 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 Livio, Livio è palesemente lui. È cretino come te. No. Tu sei spugna. Siediti. Robertone, oh. Grazie, Raff. Dai, queste sabbe, raga, allora, e adesso che tutti chiudano gli occhi. Ok, allora che apra gli occhi Malefica, mi deve indicare, vabbè tanto lo sappiamo chi sei, no? Quindi Rubino mi deve indicare una persona. Ma tu non lo sai chi sono i cattivi. Ah giusto, prima, no, tu chiudi gli occhi, hai ragione, prima al volo, i cattivi aprono gli occhi, i due cattivi aprono gli occhi. Che ne so io. Che chiudano gli occhi i cattivi. Apri una carta. Adesso che apra. Sì, sì, sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Non lo sai. È la, la. Che apra gli occhi Malefica. Chi vuoi indicare? Chiudi gli occhi. Adesso apri gli occhi Diablo. Chiuda gli occhi Diablo. Rispiego per sicurezza. Adesso ho detto a Malefica di dirmi una persona. Ok? Poi ho chiesto, ho detto a Diablo che se è buono o cattivo quella persona. Però Diablo non sa che persona ha indicato Malefica. Ok, adesso che i cattivi aprano gli occhi e decidono chi eliminare. Perfetto, chiudano gli occhi cattivi, che apra gli occhi Ade. Che chiuda gli occhi Ade. Che tutti aprano gli occhi. Salve a tutti signori, questa notte è morta Carla. No, il mio uccello. E Ade non l'ha salvata. Rip Carli. Vaffanculo. Mio uccello puoi è morto. Tornare in vita. Allora, aspetta, attenzione. Aspetta. Cioè, prima no, 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 no. Non può più tornare in vita. Ah, sono. No, e nel momento in cui viene uccisa, io faccio la domanda. Se cioè, Ade mi dice no. Chi è Ade, raga? Che cazzo fai? Vabbè. Fai? Allora, buoni tutti. Usa una cosa, no? Poi mi devi, ti devi. Ma io che legare. Salvo lo sgherro? Io voglio salvare quello principale, no? Devi legare una persona. Non è lo sgherro l'uccello, scusatevi. Dai, Sergio. Allora, no, rispondetemi, vicini, ma lo sgherro non è Lucio. Scusa un attimo, l'uccello, però. Secondo me Gianluca è 100% cattivo perché l'ha ucciso lui. Cioè, non ha nessun senso non salvare una persona che ti dà informazioni. Cioè, così non abbiamo più informazioni. No! Ho salvato l'uccello. Scusami, ma non è l'altro quello che ma dà lo fanno insieme. Poi dopo si capisce. Però se ci stanno a pia per culo. La tattica dell'ognorri. Molto, molto bella la tattica dell'ognorri. Io solamente ho capito tutte le regole. Vabbè. Perché non l'hai salvato? Non ho capito. Il veggente e lo sgherro. Ammazzano lo sgherro del veggente
Io salverei il veggente, non lo sgherro del veggente. Sì, io ho fatto questo ragionamento. Senza sgherro il veggente, cioè malefica, inutile. Vabbè, ha capito benissimo. Ci ha già giocato a sto gioco e sa benissimo come funziona. Cioè, Gianlu, abbi pazienza, ti rendi un po'. Sospetto. Ammazzate Ade. Io mi vado a comprare le sigarette perché le ho finite e sono molto nervoso. Ammazzate Ade, io vado a comprare le sigarette. No, ma ragioniamo. Sia con la dieta l'acqua liscia. Vabbè, comunque. Va bene. Io comunque non ti serve ancora. Okay. Comunque, un'info in teoria ce l'abbiamo per ora. Sì. Sì, lui è Max. Perché dato che non c'è Mediator, mi devo scagliare su Max. Rubì, dacci l'info. No, lui non sa niente. Non è male, chi è male? Perché lui indica. Lei sa se allora, è cattivo o no. Rubino e non ce lo dicono di notte. No, io indico. Ah, raga, ma voi dite che io non ci capisco un cazzo di regole, ma voi state in alto mare, Voglio bene. Cioè, io senza l'uccello non posso fare niente. Avrei salvato Rubino. Al volo. Allora, io, visto che Stradish ha già giocato, in testa avevo i personaggi da salvare. È me, ma non posso. E il personaggio che ha Rubino. Potenzialmente comunque puoi. Cioè, se ti uccidono, tu ti puoi salvare. Ok. Neanche lo sapevo. Però. No, di notte. Quello fondamentale, cioè, io avrei salvato Rubino pure se moriva, che ne so, secondo, terzo, quarto. Nel senso, se dopo. Era questo il mio piano in testa. Mm-hmm. Va bene, ragazzi, si vota, non c'è ballottaggio qua, ricordiamolo. Scusate un attimo, voglio fare una domanda però. Voglio fare una domanda. Ha senso uccidere Gianluca adesso? Secondo me no, perché deve comunque dimostrarci di essere buono salvando comunque qualcuno stanotte. Giusto? Giusto. Sì. Approvo. Quindi per il momento teniamolo in ballo. Potete pure ammazzare. Chi è l'altro cattivo con te, Gianluca, non mi ricordo? Io non so cattivo, cazzo dici? Allora. Ade può riportare in vita uno del turno prima? No. No, ovviamente. Due cose. La prima è che se è buono Gianluca è cattivo Livio, per come è andato contro pesantemente. Cioè, nel senso, se veramente... Sergio! Sì, Livio, quello che io impazzisco stasera. Io sono guarda, buono. A me non interessa. Livio, hai rotto il cazzo. Prima eri cattivo e dice che eri buono. C'è ragione, Sergio. È un cazzo, ma spero impazzisca a prescindere. Resta la partita. Vai, Sergio. Diciamo che. Davide Anuncino, sì, a chi sei legato? Io sono buono. E diciamo che a me. Sono tutti attratti da me, una cosa allucinante. È una mossa sospetta. Vabbè, l'ho fatto a caso. Ma cazzo, certo. Io sono buono. Per rivalità. Quella è la tua carta, guarda, la sei gialla. Vabbè, sei buono, Rubino. Dai. Di base credo che Gianluca è il più sospetto. Però, se non lo è, se veramente la sua mentalità è di salvare il suo potere per un personaggio, allora Livio è cattivo di riflesso. Vabbè. Anche allora, Rubino è sicuramente buono. O ha fatto una grande giocata. Grande giocata. Votiamo a partire da Livio. Sergio. Max. Manca Gianluca. Gianlu, chi voti? Livio. Livio. Alzate le dita. Due voti per Livio, uno per Sergio e Max. Due per Max. Livio. Tre fasullo d'Inghilterra. Max. Ci sono tre pari. E chi è a uno, Sergio? Allora io graffio comunque. Che tu lo voglia o no. Però se mando Sergio vanno in tre. No, non c'è ballottaggio qua. Cioè, okay. Attualmente. Se in parità decide Robertone. Decide Giovanni. Sì. Decide Robertone. Allora sapete cosa vi dico? Vi dico Mix. Morto Max. Non serve graffiare perché sei morto. Ma scusa, tu quanto stai? No, io sto a 4. E io sto a 4 pure io. Pari. Come 4 pari? Sì, io sto. Come fate a 6 4 pari? No, regà, tu stai a 3. Chi ha votato Livio, alzi la mano. 1, 2 e 3. 4-3 state, raga. È morto Max. È morto Max. Non lo so. Ti ho dato il mio compito.
È morto Max e si va a letto, è così. Inconsapevolmente. Sì. E devi rivelare la carta, però. Ah, devi rivelare la carta, giusto, giusto, ragazzi. Vai, Max. Era buono o cattivo? Vediamo. Il Spugna. Il nostro squadra pezzo di merda, ragazzi, lo vedete, la classe, ragazzi, la intuito. Classe subito il cattivo, no, subito in realtà, merda, solo per merda. Sei Gianluca, ma in realtà sapete perché? Perché è l'unico che all'interno della disputa Gianluca non si è esposto, anche Robertone, però Robertone stava nel chilling, era palese Max, però ho detto boh, pure Sergio un po' è sospetto. Vabbè, no, dai, perché si è legato a me, dai, però è l'unico, sai che c'è, che sei l'unico andando a letto, che non, più che altro non ti sei interrogato su, sull'azione particolare del Gianluca. Poi magari Gianluca è non buono, non si davvero. Va a parlare, sei morto, no, tu non puoi parlare, vabbè, comunque dai, abbiamo ancora due, vabbè, vabbè, si va a letto, si va a letto, morirò io, quindi Gianluca risorgi, tu risorgi, tu in me, sì, sì. Allora, la povera malefica è rimasta sola, senza il suo uccello, ha poco senso che appaia. Quindi, no, apparire, no. Quindi appaia pure. Rupì, appaia pure, non malefica. C'è più l'uccello. Chi, che chi vuole indicare? Mi si è consumato. Chi vuole indicare? Va bene. Buonanotte, malefica. I malvagi aprono gli occhi. Chi vogliono uccidere i malvagi questa notte? I malvagi chiudono gli occhi e che li apra Ade. Che Ade chiuda gli occhi, che tutti aprano gli occhi. E questa notte... Ciao ragazzi. Ehi, hey, sei su Radio Chitano. E ti detur... Allora, Sergio si lega a Livio. Io scusate, però vuoi, sì. Come vai a Livio? Allora, scusate un attimo, Sergio si è legato a Livio, Rubino ha detto che bleffo e Carli ha detto che sono stronzo. Ok. Info importante. Mi sento tutto legato. Me ne vanno ammazzare, cioè, ma, poi, ma che bleffo, ho ucciso un cattivo, io non posso essere cattivo. Io mi sento. L'ho ucciso io, sono due cattivi. Ma non mi hai detto che bleffi, ho detto che stavi guardando. Ah, ma che devo guardare? È finita la partita. Ah, ok. Vabbè. Allora. Quindi Gianluca ha resuscitato, però non, è vivo chi, Gianluca. Sì, è chi è resuscitato? Ho resuscitato Marra. Ah, lo vedi? Era stato zaccagnato Shercan. Quindi siamo propensi a credere Gianluca buono? In realtà no. Quello in realtà no. Però Marra buono sì. Si sta a provare a costruire un'ali. Io sono buono. Non è morto nessuno. Io sono buono in ogni caso. Perché Ade ha salvato. Ade ha usato un suo potere di levarsi il dubbio sulla mia persona. In che modo? E poi uccidendomi. Vabbè, secondo te però chi sei è utile? Chi è l'altro? No, il potere lo può Livio. Usare. Fermi Livio. Un attimo. Per il me potere si può usare una volta a partita. Per me è Livio perché sembrava fatta apposta la cosa tra lui e Max. Però se volete levare il dubbio, ammazzatevi. Per me non c'è secondo me sì, io ne so. No, 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 aiutaci se sei buono. Ne sono sicuro. Secondo me è Robertone perché l'unica volta che si è espresso ha detto a Gianluca che è utile. Quindi magari è utile perché lui è cattivo. Livio, come ma subito proprio morso, ha detto è cattivo Livio. Livio, come ti difendi? Ma che devo dire? Semplicemente non sapevo che si potesse usare solo una volta. Per quello. Cioè, perché gli sono andato contro ed è cattivo. Allora io sono cattivo. Beh, diciamo che il vabbè, cattivi però, erano però... quelli che più potevano beneficiare. Guarda, tu babba che oggi fa torna. Sì, no, io lo so che stai rosicando. Ti chiudo fuori casa oggi. Gioco, una nuova partita. Vai avanti, vai avanti. Tu stai zitto. Allora, facciamo una cosa. Se Gianluca muore e la partita va avanti, chi è l'altro cattivo per... Livio, Livio 100%. E Sergio, come lo vedete? Io mi sono agganciato a Livio. Guarda, se volete cacciare allora, via me, mi porto lui. Sicuramente come, il diciamo. Più safe è Rubino. Se volete, fa due Rubino, cose. Rubino e io siamo buoni, esatto. Ma anche Robertone, secondo me, perché ha chiesto il discorso di Ade ingenuamente. Non credo stia bleffando. Scusate. Quindi tenderei ad escludere Rubino. Me io, Roberto. Nonostante vada contro i miei interessi, secondo me Sergio è buono. E quindi Gianluca perché, è l'altro. Perché non si legherebbe a me, si legherebbe a una persona più importante, secondo Gianluca me. È l'altro. Però dice. Lui è convinto che io sia cattivo sì. E quindi si è legato a me. Ricordatemi, quindi Sergio, secondo me è una tattica da buono. Sergio si è legato a Livio, quindi adesso se uno dei due... Se cacciate fuori me, mo porto appresso. E se pensate che uno dei due è cattivo, potrebbe essere una buona strategia. In teoria, per fa male con la nave, scusate. Due piccioni con una fava. Allora, pure diciamo, due in meno per diciamo per una cosa, cattivi, diciamo no? Che nella mia testa, sempre con TikTok, nella mia testa...
noi tre siamo buoni, quindi uccidendone due ci potrebbe pure sta. Però si può aspettare, dici? No, abbiamo tempo per uccidere due persone, così i sospetti rimangono solo dal mio punto di vista, Carli, Maria. Carli è morta. Sergio, Maria e basta. Scusa, e Robertone? Robertone secondo me è buono. Perché? Perché ha chiesto una informazione su Ade in maniera candida, dicendo lo lasciamo in vita che magari ci può essere utile. Che è una cosa che se... sono molto ingenuo. Se c'è mi un ammetto, solo cattivo in vita non lo fai. No, io infatti sarei più su Maria, sinceramente, se proprio devo scegliere. Però... io sono super safe, quindi che vi posso dire? So, per panico. Maria cosa? Cioè, in base a cosa? È la più sospetta. Ah, okay. A esclusione. Perché quindi... per Rubino è buono, Marra è buono, Sergio secondo me è buono, e ci state voi due e Gianluca. Vabbè. E te? Sei tu, è Gianluca, ma sono molto convinta che sia tu. Perché sta cercando in tutti i modi di cercare sospetti, ma non ce ne sono. Uccidetemi, non ne posso più. A questo punto fa un fuori Sergio. Mi metto al vostro cospetto, impiccatemi. Io direi di fare fuori Sergio. Ve lo dico, se finisce in parità faccio fuori Sergio. Oppure, se comunque non vogliamo rimanere col dubbio, uccidiamo Gianluca. E pace. E poi se la vedemo com'è la situa. Tanto quelli sono rimasti, Vabbè, comunque abbiamo tempo perché Max è morto, quindi... Tanto stasera muoio io stanotte di nuovo. No, per forza, perché tornare in vita. Sono l'unico confermato buono. Chi è graffiato prima? Max che è morto, l'ho ucciso. No, per forza muoio io perché sono l'unico confermato buono. Esatto. Quindi non possono lasciarmi in vita. Vabbè, io ucciderei Gianluca nel dubbio, però... Io vi dico, se fine in pareggio butto fuori Sergio, compreso Livio. Vogliamo... vabbè, decidete voi. Allora... io andrei su Gianluca adesso per non rischiare magari doppio buono, perché se poi andiamo in all-in su Sergio Livio e magari il cattivo è veramente Gianluca, sono un po' cazzi. Però è vero anche che se tu butti fuori una persona alla volta, dai più turni per i cattivi di ammazzare loro una persona che per forza è buona. Ma... sì. No, lo so... Tanto ammazzata perché mi sto volendo parlare. Tanto Marra è condannato. Tanto Marra è condannato. Io sono molto sicuro. Allora, la cosa è molto semplice. Se adesso uccidiamo Gianluca, ok? Che secondo me è buono, ma uccidendo Gianluca ci togliamo tutti i sospetti. Rubino è buono. Marra è buono. Uno fra Sergio e Livio è necessariamente buono perché Sergio si è legato a lui. Quindi rimane solamente Livio. Ovviamente rimango anche io. Ah, e Robertone, che però vabbè, abbiamo detto, siamo tutti d'accordo che è safe. E rimaniamo io e Livio, ma io so di essere buona e quindi l'altro è Livio. Quindi decidete voi se vogliamo uccidere adesso Gianluca e poi Livio o... possiamo temporeggiare, canto il prossimo è Marra. Si vota! Si vota a partire da Sherkan. Gianluca. Graffiata su Gianluca. A sto punto Gianluca. Gianluca. Livio. E tocca Livio. Ok, 2-2 per Livio. Tocca Rubino. Gianluca. Tocca Livio. Gianluca. Muore Gianluca. È buono o cattivo? E hanno vinto. Allora, troppo facile. Allora, se sono così potente, poi cattivo. Giustamente faccio le cazzate perché altrimenti è troppo facile. In no? realtà, io ormai c'ho la faccia da cattivo. No, io convintissima Livio fosse cattivo. In realtà, comunque, io sono fatto, buonissimo. Secondo me, una scelta giusta perché no, si è coperto avevano bene. Visto te. Cioè, Rubino aveva indicato te. Quindi, in realtà, se non fosse morta Carli, Carli sapeva che c'era un cattivo. Quindi, cioè. La sfiga poi è stata che è comunque morto Max al primo turno un po' così. Sì, Max, ma l'ho intuito che era cattivo, ragazzi. Si vedeva Max che era cattivo, dai. Ho intuito, dai, si vedeva Max. Da cosa hai intuito, Rubino? Ti ho visto i movimenti, diciamo gli sguardi. Prima mi hai detto che ero buono e ero cattivo. Partita flash, però. No, i movimenti, gli sguardi, Max, dai. Ma non mi fai giochetti psicologici. Ma ti sto vedendo. Ma quale un po' di rispetto per queste ragazze? Ma si vedeva, Max, con me i tuoi giochetti psicologici non funzionano. Non funzionano questi giochi psicologici. Era una bonus. Allora, diciamo che è una bonus. A 100 sub famo la terza, se no 150 lupus. Il fatto è che... allora, mi piace in realtà una cosa della giocata iniziale di Gianluca,
perché si è levato pure un po' il meta del resuscitare automatico. Ma un po' rotto i coglioni sta cosa, eh? Sì, 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 perché sennò sempre la prima notte. Ma infatti dobbiamo trovare il modo, no, secondo me, di sistemarla sta magari questione. Non facendo resuscitare, ma magari difendendo, potrebbe essere. No, Madre Gothel è okay. Mettiamo un altro personaggio. Sai che farei io? Ammazzerei uno a caso e lo resuscito. E dico che ho resuscitato l'altro lupo. Quella è una cosa che si può fare. Anche sì. Comunque anche. No, io volevo dire una cosa. Prima Davide ha detto, cioè, no, non ti sei esposto. In realtà non mi sarei esposto uguale, perché la partita prima mi sono esposto, ma sono preso per culo, quindi ho detto adesso buono, prima di perdere la carta ho detto buono o cattivo che io sia, mi faccio affari miei. E sono Gnavo. Vabbè, Max, ma si vedeva. Mancano le carte, regà. Sono le mie, scusate. Ok. Quanto siamo, Simon? Siamo in tempo. Ma scusate, ma qualora si arrivasse a 100, che si gioca, ad Unanza o a Secret? Lo scelgono loro. Intanto facciamo sondaggio, sì. Tra Adunanza e Secret. Ah, vi piace Secret, vero? Do you like it? Allora, no, stanno la foto, Rubì, a livello di like. Ah, intanto vi dico un'altra cosa. Mick. Io sono scaramantico, la vedo sempre la mattina. Addirittura? Sì, la vedo la mattina, la vedo la mattina. La mattina. Però ti ha commentato una persona particolare, eh? Te, ma hai scritto evocazione? No, a parte io, vabbè, io sono particolare, lo sappiamo, vabbè. Però. Ho visto. No, una bella cappa. Vediamo. No. Una bella figa. Aspetta. Vieni qui con noi, tesoro. non lasciala sola. Sara, ma dopo questo, diciamo, questa accoglienza di Rubino, tu ti senti più a tuo agio, sì, vero? Non ti senti ancora più in imbarazzo, ma perché imbarazzo? Che ho detto è strano, non lasciarla da sola. Diciamo, è vero, fatelo più che anche quello con Avalon, che dici, scusate, è lo sguardo. Che... Ma come fa a vedere lo sguardo? Io ho lo sguardo docile. Sembri proprio un fascistone così. Ma ragazzi, io a Piazza Venezia non faccio i raduni come te, eh. Cortesia. Comunque sia, per il compleanno mi hanno regalato un nuovo gioco che è... Questi più figo. Guarda, cioè? No, ma l'hai distrutta. Cioè? Allora, si chiama Feed the Kraken. Okay. Feed Kraken. Grazie, tigro. Feed the Kraken. Ed è praticamente un mix tra un Secret Hitler e un Lupus. Però, no, però con tutta la plancia. E praticamente noi siamo dei pirati. Sì. Okay? Stai sulla nave Nautilus. Però alcuni sono i marinai, diciamo, alcuni, gli altri sono davvero dei pirati. E uno è un servitore di Cthulhu. E praticamente c'è l'oceano e ci sono tre diverse destinazioni, che sono la città, diciamo, dei buoni, la città dei pirati e il Kraken. Ogni turno la ciurma deve decidere come navigare. La rotta. Esatto. E alla fine, a seconda di dove arrivi, vince una squadra oppure l'altra. Ci sono, tre squadre. Ci sono tre squadre. Quindi quello di Cthulhu gioca da solo. Quello gioca da solo, ma durante la rotta può convertire la gente in nascosto. Perché poi ci sono altre dinamiche. Cioè, ad esempio, c'è un potere che taglia la lingua a uno, e da quel momento in poi lui non può più parlare, ma soltanto fare mugugni e indica la gente. Benissimo. E c'è ovviamente il potere che puoi andare a vedere i ruoli. Proviamolo. Quindi, mercoledì, dai. Settimana prossima porto. L'unica cosa è che ci abbiamo provato a giocare ed è un po' più lungo di questo. Okay. Vabbè, ci sta. C'è modo. Come persone, qual è il numero massimo? Fino a 11 si può giocare. Okay. Ok, grazie, Matti. Allora, io confermo la settimana prossima. Quindi magari, ecco, io facciamo magari una partita prova. Più uno invece che ma due. Si chiama uno. Feed the Kraken. Feed the Kraken. O Feed the Shark. Quello ci stavo pensando. Che poi io settimana prossima c'ho una ragazza che devo intervistare. Però faccio in tempo. Portala qua. Che tipo di intervista è, Ruby? Intervisto la sua vita. Voglio sapere più. Intervisto la sua vita, sì, proprio. Molto bene la vita. Sbagliato. Come fai a intervista la vita della persona? No, vabbè, intervisto i suoi piaceri, i suoi... Vabbè, intervisto lei. I suoi comunque. Piaceri. La sua vita. Ma la location. Casa mia sempre. Vabbè, ma ragazzi, c'ho lo studio là che devo fare. Giustamente. Certo. Come disse Weinstein. Io sono professionale. Ma certo. No, un'ora prima per un briefing. Ah, beh, addirittura un briefing pre-live. Beh, per prepararla, devo spiegare.
giusto. La deve riscaldare. Devo spiegare. Diciamo un brainstorming. Un brainstorming. Un warm up. La mette un a suo cool agio. Un storming. Sì, sì. Ci sta. Riscaldamento pre-live. Ah, ragazzi, tra due minuti si chiude. Ci vediamo domani. È 55 come di consueto. Livio disperato per la scomparsa della risata. Sì, sì, sì. Non c'è più la risata di una volta. Spiace. Livio, dai, una l'hai vinta. Dai, Livio, cazzo. Una l'abbiamo persa insieme, un'altra l'abbiamo vinta insieme. Ma dai, io vi dico questa cosa. Ma ti sei arrabbiato perché ho fatto lo stronzo alla prima? Che mi ha fatto perdere. Ma che frega. Ma che ne so? Oddio, ma che è? Che hai detto, scusa? Tieni, 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 questa sera ti rilasso. Ma guarda, Rubi, che allora, non, purtroppo non è a misura di Livio, serve una X in più. Appunto. Magari è quella di Maggi. Comunque, comunque Rubino, stai dando un bellissimo messaggio ai giovani. Bravo, 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 bravo. Allora, ragazzi, fate sesso sicuro. Oh. Perché ci sono tante malattie. Livio, la clamidia. No, scherzo. Scherzo. Vabbè, comunque, ragazzi, fate sempre sesso sicuro. Rubino, che te mobiliti sempre in termini di brand. Ma volevamo trovare un cazzo de brand e fare i preservativi Shark o non lo vogliamo ma fare? Ma che pezzi ci ho pensato? Ma che pezzi sto parlando professionista? Allora facciamo, guarda, allora, ti propongo questo. Preservativi Shark, ok? Per perché evitare... Ciccio Gamer ha fatto il paguro, io faccio lo squalo. Però Ciccio Gamer ormai parti, quindi noi possiamo fare questo, possiamo fare preservativi Shark per evitare piccoli squaletti. Questo sarà lo slogan. Bello. Non è male. E daremo gratuitamente ai nostri parti i preservativi. Bello, ci sta. Capito, distributori. Bello. Mica male. Devono essere anche collaudati in loco. Certo. Devo dire una cosa. Allora, devo dire una cosa. Chi te sei scopato? No, 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 racco- allora, io sono ubriaco fracico. Non mi ricordo quasi nulla. No, mi ricordo un po' di cose. A un certo punto, ragazzi, stavano a via. Arrivo nel parcheggio. Ma non se stavano a scopare una sulla macchina mia. Ma dopo il party? Sì, no, nel parcheggio. Grazie, Tech. Oh, bella Tech. Cioè, stavano a scopare dentro al parcheggio di fuori. Quindi due del party stavano a scopare là. È top. Io mi serviva un preservativo Shark, secondo me. Sei rimasto lì a guardare. No, ma io, no, 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 perché sta. No, non è la mia. Era cioè, era la macchina di, grazie, di uno. Di e questo gli fa sta pippato fracico. Questo. Ecco. Gli fa, oh. Ma che vi serve che vi apro? Io me ne vado a partire un'altra volta. Cioè faceva troppo ridere. Però dicevo, io un cazzo, mi ricordo solo che battezzavo la gente col ghiaccio. Senti, cioè, ma l'hai preso in quel momento il telefono in mano? Hai filmato tutto, sì? No, 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 a revenge porn, cazzo. No, ma per la polizia. Bravo! No, no. Per facilitare il lavoro agli inquirenti più tardi. No, esatto, no, no, revenge, lì si è configurato uno stupro. Che poi lui ha fatto si è tirato tutto su, faceva troppo stava ridere. Stava tirato per l'aria. Stava tirato per l'aria, perché poi era tutto aperto magari... là al parcheggio, cioè. Sì, ma infatti ho detto, ma andate in bagno, andate in bagno. Certamente, Rubino. Ma un posto chiuso, Max. Ma un posto chiuso. Molto meglio in bagno, soprattutto più igienico. Sicuramente non entra nessuno. Non erano zozzi i bagni, io ce l'ho stato. Palle, mamma mia, rompi coglioni sto psicologo. Porco due. Ma non c'aveva una macchina. Ma che gli ho la macchina mia per scopare? Ma che cazzo mi frega? Tu sei per l'amore libero, dai preservativi a Livio, fa scopare ste pore bestie, no? Senti, Max, quando mai hai preso un bocca al bagno? Però non eri così schizzioso. Io non t'ho preso un bocca al bagno. No, diciamo io la verità. Preso in mezzo alla pista. Ah, è vero, scusate, non mi ricordavo bene. Che siamo capiti. Non mi ricordavo i bene. I vantaggi dell'essere VIP. Esatto. Certo. Esatto. Ma comunque la cosa che mi ha fatto più ridere è lui che fa ho fatto non ti preoccupare. Grazie per la sub. Vabbè, possiamo dire che quella persona era PGN, no? Sì. Allora okay. Io voglio fare un annuncio a questo punto. Vai. Un annuncio molto importante. Lancio una sfida al Cerbero Podcast. Aia. Una sfida importantissima. Allora io, ragazzi, vi capisco. Vi capisco. Io sono dalla vostra parte. Quindi sfido il Cerbero Podcast a mettere alla prossima live di giochi, dopo Feed the Kraken e le tue cazzatine, 200 sub gioco della risata. Va bene, accetto. Accetto. Secondo me, se lo raggiungiamo, da quel momento cambia l'era. Che poi fa ridere perché potrebbe durare anche un secondo. No. Là è una cosa tipo andata. Un'ora di gioco della risata. Io lo accetto, sentiamo gli altri due colleghi. Sì, 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 e ti facciamo una cosa tipo LOL di un'ora. Facciamo una cosa tipo LOL. A quel punto. Vai Livio, facciamo così. Guarda che... Sì, è d'accordo Simone? Simone dice Simone sì. Simone ha detto sì. Ragazzi,
La prossima volta ragazzi, sarà 200 sub, gioco della risata. Però non mi dovete deludere, perché io credo in voi. Non credo bene, in Meliador, però, ma in voi bene, sì. Ovviamente. Attenzione. Allora, leggo un messaggio di Calogero Severino. Davvero? Mi scrive ah, bello, divertiti con i soldi, che da quanto sei brutto solo con i soldi puoi chiamare balena. È tuo amico? Dimmi chi è che gli strappo la testa attualmente. No. Proprio lo sfonno tutto proprio. Sto pezzo di merda. Amico De Carli. E lo sfonno uguale, non me frega ragazzi, un cazzo. Ma così no. Sto bastardo. No, no, vabbè. Sto schifoso, lurido verme. Porco due, non conti un cazzo nella vita, mettetelo in testa. Bastardo. Ed è notte. Ed è notte. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Che stiamo facendo? Ma come chiudiamo quanti ragazzi, un minuto. Ragazzi, quanti si abbesiamo? Quanti si vedo un cazzo, 60. Mancano 40. 50. Ma davvero non dobbiamo chiudere? Ah, è... Vi capisco ragazzi, vi capisco. Vi capisco. Vi capisco. Mica ho visto sta ma ci rifaremo la prossima settimana. Ragazzi, 40 sub. Sì. Sì o no? Il tempo scorre. Sì, io. Mazza, che oscurità totale. Le luci totale. Stanno spegnendo. L'oscurità rimane sta solo arrivando. Il monitor corubino. Lanceremo un messaggio. Non potranno farci niente. Ciao merda. Ragazzi, ciao a domani, ci vediamo domani ciao. Alle ore 15. Ciao. Confronto in diretta tra Rubino e il suo hater. Sì, Az, oh, Calogero. No, no. Allora, posso dirvi una cosa? Vai, posso, no, su Rubino per chiudere. Questa via. È una cosa seria, però. No, a parte i scherzi, sono vittima di stalking da parte di una persona che è in questa chat perché perché mi ha detto. Io seguo il Cerbero e sono costretto a seguire. È un deficiente. Come idiota. Dentro sta chat, no, è in questa chat. Lui segue il Cerbero e segue me. Sono vittima di stalking da molto tempo. E forse sarà l'unica persona in vita mia che, che denuncerò. Ma, cioè, ma, che, ma cioè, che fa? Non c'ho i soldi, non c'ho i soldi. No, è una cosa seria, non sto scherzando. No, no, aspetta, no, Livio, non sto bene, scherzando. Aspetta, no, ma che fa? Allora, sta persona? Questa persona, no, se, oltre se che, una cosa veramente no, no, sono seria. Ragazzi. Sono serio. Scusate. Questa, no, no, questa persona ogni giorno, a parte sa dove lavora mio fratello, no, 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 dove la, come si chiama mio padre, sa tutte le informazioni mie tutti i giorni, ed io, mo l'ho bloccato, però tutti i giorni, oltre a farsi falsi account, continuamente per rompermi il cazzo, io mi sono rotto i coglioni. Siccome sembra pure una persona che è anche molto vicina a me, quindi devo capire chi è, io forse sarà la prima volta che lo denuncio a una persona. Per stalking. Mi ha rotto il cazzo. E se sei qui, porco Dio, ti vedo. Fratello, mamma mia. No, no, lascia perdere. No, però, aspetta. No, perché un conto è il gioco, ride, scherza, famo show, eccetera, eccetera, pischello e tutto quanto. Certo. Un conto è una persona così accanita, io non la, in 6 anni di web non l'ho mai vista. Vabbè, sta male con questa persona. Ma starà male quando mi vede, fidati. Va bene, ragazzi, abbiamo finito bene, assolutamente sì, con la risata che ci contraddistingue. Grazie a tutti per essere qui. Ci vediamo domani alle ore 15. Ciao! 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 Ci